sulla tematica che a noi geologi è molto, molto cara, quella catastale, e in generale, ma anche quella di quello di cui parliamo oggi, del geologico, perché poi è quella che ci permette di tempestivamente queste nuove versioni, speriamo che poi l'ingegner Poma ci illustrerà bene come, come vanno, in modo da sempre di più utilizzare questa, questo tipo di procedura per arrivare all'approvazione non più con l'accesso automatico, non più con l'accesso dell'ufficio, ma direttamente dai nostri studi. Questo è l'auspicio che abbiamo tutti per andare avanti. Devo ringraziare, consentitemi di fare i saluti e i ringraziamenti all'ingegnere Vittorio Fratello, direttore regionale Campania e Basilicata, per aver accettato l'invito, non solo per essere stato tempestivamente attivato tempestivamente per collaborare e organizzare questo evento, coinvolgendo l'Agenzia Nazionale, la Direzione Centrale di Catastro e Topografia, rappresentata qui oggi dall'ingegnere Demetrio Poma, che saluto e ringrazio per essere qui. In ultimo, e non ultimo, devo ringraziare l'Agenzia del Territorio di Avellino, l'Ufficio Provinciale, il direttore, che tutti voi conoscete, perché è il direttore che vedo che in assoluto è quello che gira nell'ufficio, forse è più facile trovarlo negli uffici che nella sua stanza. Devo dire, questo è un fatto importante, perché i direttori che lo hanno preceduto, devo dire, forse erano chiusi troppo nelle stanze e non verificavano quello che poi accadeva negli uffici. Quindi con il direttore ci siamo insediati quasi insieme, dicevamo prima della mia stanza, perché in effetti quando lui è diventato direttore io sono diventato presidente del collegio, quindi per cui abbiamo questa data che ci accomuna da questo punto di vista. Ma devo dire, voi tutti sapete che appunto con la direzione e con l'agenzia ufficio di Avellino abbiamo un rapporto di collaborazione ormai che va avanti da 3 anni, in più con una commissione catastro, caro direttore, la commissione catastro per quale l'ufficio partecipa nella PIPA, e cerchiamo di risolvere le problematiche che vengono poste anche da tutti i colleghi. È chiaro che non sempre riusciamo a dare risposte significative e importanti, però insomma ce la mettiamo tutta per cercare di risolvere, e noi crediamo che la collaborazione sia poi il fatto fondamentale che può portarci lontano. Invece se abbiamo rapporti conflittuali, sicuramente poi le cose non vanno per il verso giusto e si logorano sempre di più. Però noi per questo non è che non solleviamo una serie di cose, non proprio in questo periodo. Io ho fatto una richiesta in virtù appunto delle scadenze che noi tutti sappiamo del 30 aprile, ho fatto una richiesta di potenziamento di sportelli, e devo dire che proprio l'altro ieri è arrivata una risposta in senso positivo da parte dell'ufficio, dimostra ancora questa sensibilità da parte del direttore, ma anche dei collaboratori, che ringrazio che sono qua oggi e che partecipano alla nostra commissione, l'ingegnere De Guglielmo per il pregio, l'ingegnere Lia per il DOC e l'ingegnere Adamo per il servizio di gestione delle banche dati. Scusa se io sbaglio qualche ma in effetti poi le terminologie spesso cambiano anche all'interno della città. Però, e quindi arrivata a questa risposta, dimostrazione, dicevo, della grande sensibilità che c'è nelle nostre richieste. Spero che la risposta, almeno fino a 30 aprile, possa avvenire per i sportelli di supporto per gli aggiustamenti delle inesattezze delle mappe, che purtroppo ci sono, e non è che abbiamo creato noi, ma si è creata con tante situazioni che voi ben sapete. E così come per le banche dati. Questa è un'altra cosa che io colgo qui l'occasione per fare la richiesta al direttore in maniera ufficiale, anche se è pervenuta in maniera scritta, però so della sua sensibilità, quindi sicuramente poi ci potrà dire di più anche su questo. Un'altra cosa per la quale devo dire, perché all'inizio si pensa sempre che il Presidente fa l'intervento di saluto e basta, però io quest'oggi voglio fare un intervento abbastanza
nutrito, ma di niente di che, ma di avvisi importanti. Di... Una risposta credo che oggi il direttore regionale ce la possa dare sulla questione della scadenza degli accatastamenti, che scadono appunto, come sappiamo, il 30 di aprile. Io credo, da notizie insomma, assunte anche a livello più alto, che probabilmente cronica non ce ne sarà, però è importante capire che cosa succederà dopo il 30 aprile, e cioè vale a dire il 2 maggio. La vendita presunta, come sarà fatta, le sanzioni, io credo che su questo insomma qualche cosina il direttore ce la possa dire. E non solo, perché io come ragionamento insomma, quando sono andato a Napoli dal direttore ho già sottoposto questo quesito, perché su alcuni siti, in particolare nel portale, ci sta ancora questa notizia che appunto dove si dice che con una manifestazione da parte del titolare dei diritti reali sull'immobile, il quale può fare una segnalazione all'agenzia dicendo di volersi comunque attivare per dare incarico un tecnico di mobilità, per questo lo possa, quindi facendo questa segnalazione possa bloccare almeno temporaneamente, in tempi ovviamente che non siano tempi biblici, ma tempi ovviamente giusti per poter appunto preparare gli atti di aggiornamento dopo. Quindi un poco di chiarezza a questo punto va fatta, in modo che ai colleghi possiamo dare queste indicazioni, le indicazioni giuste di quello che potrebbe essere poi lo scenario futuro. Un'altra cosa importante, anche perché poi noi in questa provincia, caro direttore, noi proveniamo dalla catastrofe del terremoto del 1980, che ha, anche dal punto di vista catastale, ha creato un po' di problemi. La ricostruzione che è avvenuta molte volte fuori sito, parzialmente fuori sito, eccetera, andando a occupare aree pubbliche per le quali ancora oggi i comuni, la stragrande maggioranza dei comuni, quindi non riesce a fare questi atti di trasferimento di beni, di bisuri, per cui insomma c'è questa difficoltà oggettiva a poter andare ad accatastare in maniera lineare, come dire, senza creare questo è vero, sì, questo è vero, però noi tendiamo come tecnici di professionisti a cercare di accatastare in maniera non che si debba ritornare su quello, ma insomma cercare di dare un servizio alla committenza che sia il più chiaro e limpido possibile, se non poi viene a cadere la nostra etica professionale insomma. Però ovviamente rispetto a queste scadenze, a queste cose, a volte con questa fretta che c'è probabilmente si corre il rischio di creare ulteriori errori agli errori già presenti nelle banche dati. Per cui il mio auspicio da presidente, da tecnico, che ci possa essere ulteriore proroga, ma questo non sta a me purtroppo, magari potessi determinare questo tipo di legislatore, cosa che non ce la possiamo fare. Però gli elementi in questo senso. Consentitemi adesso di dire qualche altra parola sul ringraziare, come vedete qui alle mie spalle proiettato c'è questo nuovo corso che sarà fruibile sulla nostra piattaforma e-learning che abbiamo organizzato come collegio per poter permettere ai nostri iscritti di seguire i corsi che come già ho detto prima, quando ci siamo visti, noi abbiamo la formazione continua obbligatoria, come categoria ce lo siamo imposti a livello nazionale, e per poter facilitare tutto questo abbiamo pensato di fare questa piattaforma in modo che da dare la possibilità a tutti gli iscritti di seguire questi corsi in maniera più comoda, anche da costruire la casa in ore quando mai non occupano dallo studio, insomma. Quindi tutto questo sempre per agevolare al massimo gli iscritti. E qui abbiamo appunto, dicevo, un nuovo corso che sarà fruibile fra qualche giorno. Quindi consentitemi, però devo dire di ringraziare tutto il mio consiglio, il quale mi onoro di essere presidente, perché per la prima volta da quanto ho la sensazione di avere accanto a me una squadra che è veramente squadra, se vogliamo parlare in termini calcistici, se la possiamo dire così.
vi ringrazio tutti, in particolare per questo corso, si è impegnato. Vi chiedo scusa, ma purtroppo mi sono distratto prima. Ringrazio in particolare il giovane segretario, consigliere La Vecchi, che lo vedo qua di fronte a me, il tesoriere Prevete e il consigliere Manzi, che stanno lavorando veramente tantissimo su questa piattaforma per creare i corsi fatti da geometri per i geometri, senza avere la presunzione di fare che cosa, ma quella di dare un servizio al quale noi ci siamo prestati, cioè quello di dare le informazioni giuste fatte da chi fa lo stesso lavoro, geometri, e non da figure esterne che possono venire solo per creare qualche business. A titolo, tutto questo a titolo gratuito. Io le ringrazio particolarmente, loro, loro tre, ma tutto il consiglio, per lo Fabrizio qua, per tutti quanti gli altri, perché veramente ho la sensazione di avere intorno a me una squadra. Presiedere poi un consiglio così ti dà la voglia di andare avanti, perché significa che c'è collaborazione forte. Questo corso ideato, il corso sul cadastro italiano, che vuole dare dei cenni appunto sia dal punto di vista storico, a partire dagli inizi del cadastro, fino ad arrivare alle procedure DOC, Fabregio, Tugra e quant'altro, e anche dei cenni sulle nuove di trascrizione. Quindi devo dire che tutto questo è frutto di un lavoro che stanno facendo i miei collaboratori, che va da mesi che stanno lavorando su queste cose, e onestamente, perché giustamente sottraggono tempo alla loro attività e alle loro faccende. Un'altra notizia che do in anteprima, perché proprio da ieri mi si è sbloccata la situazione, consiste che abbiamo fatto una convenzione con la piattaforma Sister per la fruibilità delle misure catastali, gli estratti e dell'invio anche telematico delle pratiche, per cui i geometri che vogliono, a partire da tra qualche giorno, il tempo di poterci programmare delle adesioni, potranno richiedere l'accesso e fare le misure direttamente da casa a costi molto molto bassi, senza pagare una tantum di prima iscrizione eccetera, perché ci abbiamo pensato noi come collegare. Questo è un altro anche servizio importante che vogliamo dare per cercare di alleviare le code in ufficio, sperando che almeno sul fatto delle vestite delle cose veramente pochi iscritti possano ancora andare in catasto a richiedere misure. L'invio telematico è una realtà importante, per la quale appunto poi l'ingegnere Poma forse ci dirà ancora di più quando è importante inviare telematicamente le pratiche. Con l'approvazione automatica ci solleva ancora da altre incombenze, ma solleva anche l'ufficio, che potrà dare quelle risorse che umane che sono addette all'approvazione, si volgono a risolvere qualche altra attività, sempre a vantaggio dell'utenza tecnica in generale e i geometri in particolare. Per cui anche questo è un fatto molto importante per la quale ci siamo riusciti. Devo dire, non è semplice, perché uno poi, quando si dicono le cose, sembra tutto scontato, cioè, ma contattare Sister, fare la convenzione, fare il pagamento con l'F23 per la convenzione, sembra a chiacchiere tutto semplice, ma credo che l'altro che sta di fronte a me, Gerardo Manzi, ha passato ore e ore al telefono per sbloccare il problema del pagamento eccetera. E non è, sembra a dirlo così, insomma, sembra, vabbè, ma che ci vuole, c'è un impegno costante. Gerardo ogni martedì e venerdì è stato nella mia stanza, mi ha cacciato fuori dalla presidenza per poter parlare con Sister, e c'erano in coda 15 persone in coda, e si è dovuto aspettare per non prendere quella acquisita, come dice. È un fatto, Gerardo. Gerardo effettivamente ha dato veramente proprio. Ah, vabbè, ma io devo dare atto a chi lavora e chi collabora di appunto io questo corso lo voglio, questo diciamo lezione 1 che dove ci sta
un po' tutto di capito, lo do ai nostri ospiti e a qualcuno che ne vuole vedere, giusto per renderci, se secondo voi la qualità può essere la qualità per la quale prego. Poi questi altri li fate un attimo girare per vedere cos'è. A breve saranno. Sono andate a montare. No, devo dire, questi qua, il corso credo che tra qualche giorno lo potete fare qui sul nostro sito, sulla piattaforma con l'iscrizione in. No, queste sono poche copie per farveli girare, per farvi rendere conto di quello che non creiamo panico, non c'è niente, che è solo gli obiettivi che il corso si è posto. Io credo di aver terminato il mio intervento, che forse non vado più tempo di quello che doveva essere l'intervento di saluto, però credo che dando le giuste informazioni, se qualcosa mi è sfuggita, sicuramente ci posso tornare. C'era, ho sbagliato qualche cosa, tutto a posto. I miei suggeritori ce l'ho di fronte, io pure. Quindi adesso ritorno nella parte di moderatore della cosa, vi prego di essere un poco attenti. Nella parte di moderatore passo la parola all'ingegner Fratello, direttore regionale Campania Basilicata, ringraziandolo ancora per aver accettato l'invito, per essere venuto qui oggi. E devo dire, insomma, c'è stato anche dei piccoli problemi, insomma, pensavamo che potesse saltare qualche cosa da causa sciopero dei treni e dei pullman, però poi alla fine tutto questo non c'è stato. L'ingegnere ha voluto essere presente, mi fa molto molto piacere, però purtroppo anche lui ha avuto una piccola disavventura, ha avuto una sanzione e teme di sanzione. Se parlando di teme di sanzione, anche lui è stato sanzionato sul pullman, non è stato molto esperto di pullman, si è beccato la sanzione per non averla obliterato un biglietto. Vabbè Vittorio, ma seguiremo la prescrizione dell'infrazione. Quindi lo ringrazio ancora di cuore per aver accolto subito l'invito quando sono andato, innanzitutto di avermi ricevuto a Napoli nella direzione, ma per essere stato molto sensibile alle richieste che io in quella sede gli ho fatto. Le passo volentieri la parola. Allora, grazie e saluto tutti i partecipanti al convegno, essenzialmente saluto il presidente del vostro collegio Geometra Santo Suosso, saluto anche il direttore dell'ufficio provinciale di Avellino, gli ingegneri dell'ufficio provinciale di Avellino che sono venuti a questo convegno, l'ingegner Poma della direzione centrale Catasto e Cartografia, che sapete è l'organo, diciamo, di riferimento più importante in Italia per quanto riguarda la cartografia, quella, diciamo, di riferimento in tutte le attività che è la gestione dei beni immobiliari. Quindi l'ingegner Poma è venuto e così come diciamo, avevamo concordato, accettando l'invito del vostro presidente, che devo dire si è speso fin dalla prima mia visita qui ad Avellino affinché avvenisse questo incontro diciamolo di formazione o di informazione di quelle che sono le novità che è corretto che i professionisti di questa provincia del Collegio dei Geometri conoscano. Dunque, l'argomento principale per il quale noi ci siamo visti e quindi poi, prima di passare la parola, risponderò anche se non in maniera esaustiva a qualche altra richiesta che va fatto il vostro presidente. Comunque l'argomento principale è quello del Pregeo 10. Come voi sapete, con il Pregeo 10, quando è uscito a marzo del 2010, è stata, diciamo, disposta una procedura con la quale
si aveva automaticamente l'aggiornamento della cartografia e contemporaneamente avvenisse anche l'aggiornamento censuario di quello che era i testatari catastali relativi agli atti che venivano aggiornati. Ora, un numero, un'informazione per darvi la dimensione del fenomeno, che cosa è, a che cosa mira l'agenzia e che cosa si aspetta dai collegi professionali, in particolare dai collegi dei geometri. In Italia vengono presentati annualmente 500.000 di atti di aggiornamento, 500.000. È un numero che evidentemente, se lo andiamo poi a ripartire con quelle che sono le risorse dell'agenzia in termini umani e le procedure che consentono l'introduzione negli atti di questi aggiornamenti, è chiaro che senza una procedura informatizzata non andavamo da nessuna parte. Allora l'agenzia ha tenuto quindi a creare sia un percorso di informatizzazione di questo aggiornamento della cartografia catastale, sia mettere in condizioni tutti i professionisti, vedo tra voi tanti giovani professionisti, in condizioni di poter presentare gli atti di aggiornamento anche in maniera telematica direttamente da casa, anche se qualcuno magari si ostina, secondo noi non c'è ragione, a andare presso gli sportelli catastali dove anche su Avellino immagino che ci sia la possibilità poi di presentarlo, ma la nostra finalità è quello che i professionisti lo presentino direttamente in telematico da casa e con la procedura pregio 10 di cui stiamo affinando quelle incongruenze che si possono essere presentate a partire dalla partenza, e di qui ci spiegherà l'ingegner Poma quali sono tutte le novità e le correzioni, voi possiate avere, ricevere nella massima trasparenza direttamente a studio l'atto di aggiornamento approvato. La qualità dell'atto di aggiornamento. Guardate, anche su questo punto bisogna vedere l'agenzia del territorio in una giusta ottica, perché poi, voglio dire, come ricordava il Presidente, il controllore fa il suo controllo e quindi se trova qualcuno che non ha seguito la procedura è costretto a verbalizzarlo. Diciamo che sappiamo, siamo consapevoli di essere i conservatori, anche se il termine può sembrare antipatico perché qui siamo tutti tecnici, anche chi vi parla, ma noi riteniamo di essere i conservatori della cartografia catastale, che deve essere di qualità. Affinché sia di qualità abbiamo messo delle regole, ma chi poi è l'attore principale della qualità di questa cartografia siete voi, sono i professionisti. Quindi noi recepiamo e suggeriamo attraverso talune osservazioni che spesso voi potete leggere come criticità relativa all'atto di aggiornamento, proprio per fare in modo che questa cartografia diventi sempre più di qualità e si possa cogliere anche l'occasione degli aggiornamenti per fare questo processo di, anche alcune volte, di pulizia rispetto non a cose che abbiamo creato noi, perché noi non abbiamo colpa, noi abbiamo ricevuto purtroppo il prodotto a volte di atti del passato che evidentemente non avendo tutta quella serie di controlli che invece ora ci sono tramite il pregeo 10, è l'ultima versione pregeo 10 APAG, si ha la possibilità quindi di rendere il prodotto sempre più di qualità e quindi la cartografia per voi di riferimento sempre più telematica. Alla fin fine, diciamo,
anche il presidente vostro ha fatto riferimento alle certificazioni, ma sappiamo che tramite convenzione sarà possibile anche ottenere direttamente tutto quanto in telematico. Anche attualmente mi sembra che gli estratti di mappa vengono diciamo ottenuti già in automatico, però credo presso l'ufficio, ecco, anche le planimetrie con certe procedure. Quindi comunque il messaggio che vi voglio dire è che noi ci stiamo muovendo per dare a voi la possibilità di operare per un prodotto nella massima trasparenza, in cui l'ufficio non deve, l'ufficio dell'agenzia, l'ufficio provinciale non avrà nulla di discrezionale nei vostri confronti, ma voi avrete un programma di qualità per i vostri atti di aggiornamento, rispettando i quali si aggiornerà la cartografia. Ecco, questo era quindi l'importanza per me di mettere a disposizione per la vostra formazione e conoscenza del settore quello che a livello centrale, tramite quindi l'ingegner Poma che ci parlerà, è lo stato delle cose e lo stato delle novità di cui vi parlerà. Per quanto riguarda le altre domande che mi ha fatto, vedete, sì che sul portale possa apparire delle voci, io ve lo auguro che voglio dire possa corrispondere questa definizione o comunque presentazione di atto di intendimenti, se vogliamo, che possa farvi entrare all'interno di quelli che erano i termini del 31 aprile, visto che anche secondo me non verranno differiti, perché io ieri stavo a Roma e mi hanno detto state preparando gli atti anche di comunicazione presso i vari comuni di partenza di questa attività, perché l'attività di attribuzione della rendita presunta, noi abbiamo acceso i motori perché partirà il 2 di maggio e ci stiamo organizzando in questo senso. Ora, affinché l'auspicio a cui faceva riferimento il vostro presidente si possa trasformare, io direi che anche se se ne parla, mi hanno detto quando ho chiesto, a suo tempo me l'aveva chiesto il vostro presidente, mi hanno detto sì, se ne parla, ma poi se non c'è l'atto formale di approvazione, quindi io non ho, devo essere sincero, notizie su come avverrebbe l'eventualità di un atto di intendimenti come sostitutivo di quello che è la partenza del processo di attribuzione della rendita. Ci potranno comunque essere, non lo posso negare, ci potrebbero essere disposizioni dell'ultima ora, ma non ne sono a conoscenza. Detto questo, quindi a me fa piacere naturalmente essere qui tra voi e proprio per questo spirito a cui facevo riferimento prima, cioè l'Agenzia del Territorio intende portare l'utilizzo del catasto presso tutti i vostri studi professionali naturalmente. E siamo qui per questa ragione, naturalmente nel tempo, in questo nostro rapporto che dura da sempre, noi ora vogliamo anche renderlo sempre più efficace, più funzionale. Se accadrà che ci sarà qualcosa da migliorare, insieme lo miglioreremo. Detto questo, quindi passo la parola, non so se per un saluto anche all'ingegnere, al direttore Spadaro. Grazie. Buongiorno.
buongiorno a tutti, ringrazio gli ospitanti, la persona del vostro rappresentante che con la solita gentilezza e la solita ospitalità organizza questi seminari. Che ci consentono di conoscerci sempre meglio. Ringrazio il mio direttore regionale, conosciate il precedente, l'ingegnere Piperi, la scienza che ha partecipato, lo ricordo anche con piacere perché è stato anche lui un ottimo servitore dello Stato, l'ingegnere Fratello che da poco si è insediato nella nostra direzione regionale, Campania e Calabria. Ingegnere Poma della direzione centrale e i miei Vittorio ottimi funzionari presenti, ovviamente l'ingegnere Elia e l'ingegnere Adamo, l'ingegnere De Guglielmo, perché come per l'amico Santo Suosso, ecco, c'è il core business della sua strutturazione, ha nominato dei funzionari validissimi di questo collegio, anche io senza loro sarei privo e orto perché mi mancherebbero poi ovviamente gli occhi e le mani per agire, tra l'altro ovviamente in considerazione anche della mia caratura amministrativa. Ci conosciamo un po' tutti quasi personalmente e singolarmente perché a me piace conoscere ovviamente singolo utente esterno, perché quello mio interno, che poi è il polmone dell'ufficio, e sapete che degli ottimi rapporti che intercorrono solo con questo collegio, ma anche con gli organi professionali notarili, gli ingegneri e altri equipollenti che ovviamente con noi affollano quotidianamente i nostri corridoi lungo e largo tra mille problematiche, spesso in apnea. O anche, lo dico perché l'ingegnere Fratello sappiate l'ha battuto, Mennea, quindi è uno sportivo, e si devono sapere anche queste performance che vengono richieste non solo sotto il profilo burocratico di noi, ma sotto quello sportivo. E mi pare, credo che nelle varie criticità e difficoltà pregresse, attuali, future, ci auguriamo sempre minori, abbiamo sempre trovato le giuste intese per andare avanti e far sì che poi il servizio reso venga reso nel modo migliore possibile, perché anche io sono un utente e spesso mi lagno dei servizi che rende la pubblica amministrazione. Voi sapete che il direttore dell'ufficio purtroppo è costretto a occuparsi tante cose, non solo ovviamente quella procedura pregio 10, ma si deve occupare da chi apre la porta a chi la chiude, al contabile, all'economo, rapporto sindacale, al vigilante, al rapporto, alla telefonata che dicevo dal mio direttore regionale, al contratto che scade, insomma una serie di problematiche tali che diciamo non mi consentono, ecco, di seguire, ecco, perché ho nominato i miei funzionari da prima perché con loro trovate esaustività e trovate ogni elemento di conforto nelle vostre problematiche, sono varie e che angosciano ovviamente quando uno deve risolvere un problema. Or sono 3 anni fa, venendo qui ad Avellino, contestualmente all'amico Santo Suosso, cioè con una la stessa data fausta, trovai un ufficio che ahimè, purtroppo non era ovviamente una condizione di floridità, diciamo, era un ufficio che ahimè, ma per colpa di nessuno e per colpa di tutti, insomma, aveva delle problematiche notevolissime di ogni genere, soprattutto di relazione. Figurati Vittorio che addirittura spesso dovevano intervenire anche loro, i carabinieri, una cosa pazzesca, cioè questa, si presentavano perché l'utente invocava l'intervento del carabiniere in quanto magari il servizio, non lo so, è stato detto. Io non ho riscontrato più questa purtroppo varianza negativa, ripeto, ascrivibile a nessuno, perché come diceva l'amico Tanto Sosso non mi è consentito stare nella stanza, perché quando sto nella stanza entrano 10-15 persone e uno spesso è subissato a vari problemi, ma amo stare nei corridoi vicino a loro e vicino alle loro esigenze, perché poi le loro esigenze sono la varianza principale
e permette proprio la conoscenza più approfondita possibile laddove riusciamo, spesso quando non ci riusciamo siamo i primi a dolercene, della risoluzione che consente per l'appunto l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione. Sapete che il nostro cespite è un cespite condominiale dove ahimè ci sono anche altri usurai, scusate, lapsus usurari, no, perché avevo un lapsus freudiano con una cosa che i miei collaboratori conoscono, usurari, e quindi la mancanza anche di, del vigilante che consente di entrare questa ovviamente ingresso e permanenza ci ha dato qualche problematica. Abbiamo trovato anche una progettazione che era fatta temporalmente per un tipo di ufficio che nella metamorfosi poi di altre edificazioni ha determinato l'adattamento ad altre esigenze, e tuttavia stavamo in delle catacombe, avevamo il front office proprio sito in una condizione che veramente plumbea, era fastidiosissima. Abbiamo una carta della qualità, lo sapete, l'amministrazione va avanti per rispondere a delle esigenze secondo le tipologie di lavorazione che ci consente grosso modo di non sforare mai i tempi, e laddove li sforiamo subito torniamo al riparo, ma mai, vi ripeto, per cattiva volontà, sempre perché ovviamente le varianze della gestione delle risorse umane, come capita a voi nei vostri studi, spesso impongono delle soluzioni rabberciate o temporanee, perché un'imprevedibile malattia, un'imprevedibile assenza o una contestuale ovviamente ulteriore aggravante, un corso che si tiene di formazione, ecco, ci impedisce spesso di dare la giusta risposta, ma credo che col sacrificio di tutti ovviamente sono state anche superate tutte le criticità insite in quella determinazione. Ora, sapete, abbiamo una scadenza che è veramente sostanziale per noi, 30 aprile, con la termina presentazione di questi accatastamenti, di questi immobili fantastici, che stiamo affrontando al meglio delle nostre forze. L'ingegnere Adamo, l'ingegnere Lio, l'ingegnere Guglielmo stanno tenendo dei corsi di formazione su disposizione della direzione regionale a tutti i tecnici che ho in ufficio, a tutti, nessuno escluso, tale possa consentire questa propalazione. Sono stati a Roma con me, quindi hanno partecipato a loro volta a delle informazioni centrali, di avere la possibilità di dare questa soluzione, questa ahimè problematica che diventa anti-elusiva e anti-evasiva, quindi serve perequativamente l'interesse della collettività in un momento economico drammatico. Quindi in questo ulteriore periodo certamente rinforzeremo i nostri punti critici, nevralgici, per permettere a tutti voi, fino all'ultimo giorno, all'ultimo momento, prima di attivare le ulteriori procedure, di darvi una risposta pronta. Non credo, ve lo dico, per aggiungere qualche parola, che possa essere un'ulteriore proroga della proroga. Sapete che il provvedimento si chiamava già mille proroghe, quindi già in luce consente già questa determinazione, però, come diceva il mio direttore regionale, tutto è possibile, però ecco, occupatevi tenendo conto che il 30 di aprile potrebbe essere veramente, ecco, l'ultimo giorno utile per non, poi vedremo, nessuno mangia nessuno, noi ci organizzeremo, l'ingegnere Via, l'ingegnere Adamo, per dare informazioni e esercitare l'azione tecnica sempre, come diceva il professore Sandulli, con il minore sacrificio possibile dell'interesse privato. Detto questo, non è per non tediarvi più, passo la parola all'ingegnere Poma, il quale ora è così. Che è il responsabile del progetto. Della parola, prego. Un primissimo saluto e un ringraziamento. Credo che si sente. Cioè, il mio intervento molto breve, solo per un saluto a tutta l'assemblea qui, e un ringraziamento al Collegio dei Geometri, la persona del suo presidente, che per questa, diciamo, l'ennesima occasione di incontro alla quale l'amministrazione a cui appartengo ha risposto in maniera
onorevole con la presenza del nostro direttore regionale e del nostro direttore, dei miei colleghi in ufficio. E come dire, una presa d'atto con soddisfazione di quello che diceva il vostro presidente per questa convenzione che si è fatta con Sister, perché come dire, l'invito rimarcato anche dal nostro direttore regionale è quello ad un utilizzo sempre maggiore delle possibilità che offre la telematica, quindi cercare di utilizzare appieno questi strumenti che allo stato attuale praticamente consentono, per quanto riguarda l'invio dei documenti DOC per pregevole, praticamente di fare tutto, anche degli atti in esenzione che prima erano inibiti, quindi adesso potete fare tutto, potete diciamo anche per la 219 che rappresenta uno dei casi più frequenti nella nostra provincia, potete mandare le monografie dei punti fiduciari, potete fare le misure, quindi cercando un attimo di alleviare anche l'ufficio per queste incombenze che diciamo sono banali, e venirci laddove effettivamente avete necessità di venirci per correggere le incongruenze che altrimenti non si può risolvere. Quindi sostanzialmente l'invio del DOC per pregevole, l'invio delle monografie dei punti fiduciari e come dire, mi auguro che questa cosa, catasto da cassa anziché è una manna che io benedirei nel momento in cui dovessi essere un professionista esterno. Detto questo, la nostra amministrazione comunque, diciamo, come si diceva prima, sta provvedendo a perfezionare gli strumenti, i nostri software, e oggi diciamo è questa proprio l'occasione per poter entrare nel merito di questo pregevole 10 che dovrebbe presentare delle novità interessanti che vi parlerà l'ingegnere Poma della direzione centrale, che è proprio diciamo, il funzionario che segue in maniera diretta questa cosa. Quindi detto questo passerei la parola. Sì, io volevo fare un attimo. Ciao Antonio. Un attimo prima di passare la parola all'ingegnere Poma, che credo si debba dotare di microfono già fatto, quindi abbiamo dotato di tecnologia diversa. Esatto. Quindi dopo quest'altro per fare una riflessione su quanto io dicevo prima, cioè lo scenario a partire dal 2 maggio, che cosa succede? Perché nella fantasia sembra che dopo il 2 maggio noi non dovremmo più accatastare, cosa che mi sembra di dire che non è così. Voglio dire, noi continuiamo a fare il nostro lavoro tranquillamente. Per quello che io posso dire, per quello che so, che posso approfondire, ma qui abbiamo il direttore regionale che ci può dare una risposta ancora più esaustiva su questo. L'aspetto sanzionatorio, perché io ricevo telefonate in continuo, giustamente degli iscritti, io non mi sottraggo a nessuna di queste telefonate. Ma poi che succede? Io quando vado le sanzioni, come, quando, perché? Io vedo che il regime sanzionatorio è già in essere attualmente, per quello io esprimo la mia opinione, che sicuramente forse sarà sbagliata, è già in essere, perché la norma attuale dice 30 giorni dalla data di ultimazione del lavoro. Almeno cerchiamo di fare un ragionamento che sia un attimo di tranquillità. Allora, quindi 30 giorni, se io dichiaro che la parte, il committente dichiara che quel fabbricante è stato costruito nel 1900, per fare esempio drastico, la porto al massimo 1967, il fabbricante dichiara attualmente non c'è la sanzione prescritta, per cui non si parla. Se siamo nell'arco dei 5 anni la sanzione si parla, se siamo oltre 30 giorni nel corso dell'anno si parla con le dovute detrazioni, nel senso di abbattimenti, l'ottavo, un quarto e tutto questo. Io credo che l'aspetto, io ripeto, spero di non essere smentito, e se così è, ne prendiamo atto, sarebbe il luogo giusto per poter discutere. La sanzione, quindi già determinata, quindi se io a 2 maggio devo continuare a fare quello che ho fatto fino al 30 aprile, cioè di dichiarare l'ultima azione che è avvenuta. Cioè,
c'è solo il problema di capire da 2 maggio io posso fare un documento in adultera con il committente che mi dice guarda io ti ho dato l'incarico il 25 aprile, 26 aprile, per cui io non ho avuto i tempi, vado ad accatastare il 2 e 3 maggio, la persona che mi ha dato l'incarico a quella data non incorre poi nella rendita presunta che in teoria, diceva prima il dottor, dal 2 maggio i comuni dovrebbero attivarsi. Ecco, no, no, l'agenzia è sentita. Attiviamo informando i comuni dell'attività in corso. Però io credo quello è il problema. Però, allora io su questo particolare che è importante, credo che appunto un chiarimento, se è possibile, va dato dal punto di vista senso. Io la interpreto in quella maniera, anche perché facendo un altro ragionamento. Il volo per le ortofoto è stato effettuato nel 2006. 2007 sono i primi elenchi, la provincia di Lino sta nel 2006. Se noi facciamo il raffronto, nel 2006 già siamo nei 5 anni, i fabbricati che noi andiamo adesso a catastare, effettivamente già erano riscontrati esistenti a quella data. No, sto facendo un ragionamento, quindi voglio dire, effettivamente siamo di fronte a manufatti che esistevano, per cui siamo già probabilmente in una data di prescrizione della canzone, se la norma è così. Ma in deroga, allora siamo stati a posto. Prego, diciamo a parlare dell'esperto. Non siete seduti qua perché non siamo stretti. Esperto no, assolutamente, perché io riporto quanto è stato detto a Roma dal dottor De Luca, Aldo De Luca, il quale il primo giorno ha detto proprio questo, che dal 2 maggio, quindi dopo la scadenza prevista, a meno che non ci siano, come diceva anche il nostro caro direttore fratello, a meno che non ci siano delle ulteriori deroghe, ulteriori differimenti rispetto al 30 aprile, però diceva il dottor De Luca, che è della direzione centrale, che la normativa va in deroga a quello che è oggi, cioè il vostro presidente diceva giustamente che allo stato attuale l'accatastamento si deve espletare entro 30 giorni dalla data in cui l'immobile è divenuto servibile all'uso cui è destinato. Ebbene, non sarà così dopo il 30 maggio, proprio per una deroga alla normativa attuale, e si farà riferimento al 1 gennaio del 2007. Questo ci è stato detto a Roma dal dottor De Luca, cioè, al di là del dottor De Luca, cioè, sì. Questo è il messaggio, la risposta che può dare l'ufficio legislativo, perché lui rappresenta evidentemente la nostra trattazione sotto l'aspetto legislativo del problema, quindi questo è il parere legislativo che dà l'agenzia alla data del 30 di aprile. Quindi quello di derogare, voglio dire, da quegli aspetti a cui richiamava, perché è inutile nasconderlo, cioè dal 2007 questi immobili, nonostante tutta la campagna che è partita prima di altavalenza fiscale, che voi sapete con i processi che pure gli uffici avevano già attivato delle surroghe, poi è intervenuta questa volontà politica di cercare di far mettere in regola tutti quegli immobili che appunto con la campagna degli immobili fantasma, e quindi una volta consumati tutti i tempi a disposizione per poter mettersi in regola, visto che l'immobile è noto all'amministrazione ed è stata data sufficiente informazione, che sappiamo che ci sono questi immobili dal 2007 che non sono stati, per i quali non è stata avviata procedura di accatastamento, dal 2 di maggio, in deroga a quello che prevede la normativa, ci sono, diciamo, le
sanzioni così come previste. Sanzioni che ancora devono essere determinate come oneri, ci sarà un provvedimento sì, quanto prima del nostro direttore generale, la dottoressa Alemanno. A meno che, diceva sempre l'esperto. Scusa, posso fare una sì. piccola integrazione? È proprio previsto, cioè o nella non ricordo se nella legge dico solo questo, non ricordo se nella legge 122 del 2010 o nel mille proroghe, sta proprio scritto esplicitamente sì, che la decorrenza degli diciamo sì. della rendita presunta e quindi poi tutti gli accasamenti fa riferimento al proprio previsto. A meno che non si dimostri, però noi ovviamente faremo riferimento a quella data, cioè il 1 gennaio, in un eventuale ricorso, non si dimostri che il fabbricato è stato utilizzato successivamente al 1 gennaio del 2007. Sarà un po' difficile perché, come diceva il vostro presidente, le portofoto risalgono al 2006, insomma, sarà veramente difficile dimostrare qualora il fabbricato sia stato fotografato dall'alto. Sarà difficile dimostrare una cosa del genere. Forse non è nemmeno casuale che il legislatore, come ricordava l'ingegnere Adamo, abbia preso a riferimento proprio il 1 gennaio del 2007. A questo punto credo che i dubbi per quanto riguarda la data siano fugati, perché lo prevede proprio il legislatore. Resta da vedere a quanto ammontano le sanzioni. Credo che siano salate proprio perché il legislatore ha dato molto tempo, perché dal 2006-2007, diciamo, la data di pubblicazione, dicembre 2007, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono ormai trascorsi ben 4 anni, e voglio dire, dopo 4 anni chi non intende accatastare o lo fa successivamente al 30 aprile, penso che sia anche giusto che sia sanzionato in un certo modo. Certo, ma io la domanda che mi faccio a me stesso: io continuo a fare la mia attività, come detto prima, dal Bonnè, perché credo che appunto sia quasi impossibile, non so, le province di Avellino adesso quando risultano i fabbricati ancora non accatastati, ma credo siamo oltre. No, ve lo dico subito. Allora, i fabbricati che risultano mai dichiarati, perché c'è da fare un distinguo. Allora, nel dicembre 2007 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due tipologie di fabbricati: fabbricati mai dichiarati, che sono quelli comunemente chiamati oggi ormai da tutti, anche dai bambini, fantasma, perché ovviamente non risultano al fisco. Ma insieme a questi c'era anche un altro elenco che non fa parte dell'attenzione, del focus che il legislatore ha dimostrato in questi ultimi mesi, e sono i fabbricati mai dichiarati. Quindi la nostra attenzione rimane sempre alta sui fabbricati, ovviamente ex rurali, ma oggetto di questa norma relativa all'attribuzione della rendita presunta sono soltanto i fabbricati mai dichiarati, per i quali voi potete consultare l'elenco, sta sul nostro sito all'indirizzo www.agenziaterritorio.it. Questi fabbricati all'inizio, cioè a dicembre del 2007, erano, mi correggo, non i fabbricati ma le particelle del catasto terreni sui quali sono stati riscontrati questi fabbricati fantasma, erano circa 55.000 nella provincia di Avellino. Nel corso di questi ultimi anni, cioè dal dicembre del 2007 fino ad oggi, praticamente gli uffici hanno sanato
consentitemi questa, questo termine, hanno sanato molte incoerenze che si erano, che erano state ovviamente molte discordanze che abbiamo riscontrato nel corso di questi mesi, anche e soprattutto attraverso le vostre segnalazioni oppure le segnalazioni delle parti. Faccio riferimento per esempio al fabbricato che magari non era stato inserito in mappa, quindi non appariva sulla mappa ed era stato captato dal sistema come segnalato nell'elenco, e magari questo fabbricato era stato accatastato nel corso degli anni, magari 15 anni fa, 20 anni fa, e quindi in questo caso per esempio l'ufficio ha chiuso la segnalazione, e quindi in questo caso non fa parte più dell'elenco. Allora, dicevo, nel corso di questi anni praticamente i fabbricati, le particelle da 55.000 sono oggi circa 17.000, quindi sono 17.000, sembrano tante, probabilmente ci saranno ancora delle incoerenze che nel corso dei prossimi mesi saranno sanate, perché come sa anche il nostro direttore regionale, anche durante il sopralluogo che noi faremo, è vero, possiamo nel caso in cui il fabbricato non sia catastabile, oppure nel caso in cui riscontriamo una evidente incoerenza tra lo stato di fatto e lo stato delle nostre immobili, delle nostre, cioè, ci sono immobili che non costituiscono, ci potremmo trovare i famosi immobili che non sono ancora stati oggetto di accatastamento, potremmo trovare degli immobili, delle costruzioni che non costituiscono unità immobiliare catastale. I casi di esempi possono essere una serra, possono essere una tettoia di sotto di 1,80 m, potrebbero essere la baracca, quindi oppure fabbricati in corso di costruzione che sono stati abbandonati, sono rimasti in quella situazione, quindi ci sono tra questi da fare, ma questo lo si potrà vedere perché l'ortofoto non riesce a darci sufficienti elementi durante appunto questa attività di rendita presunta. Noi ci auguriamo che parecchi di questi immobili siano immobili che non costituiscano unità immobiliare fonte quindi di una redditività. Io credo che questi 17.000 saranno ovviamente ancora scremati proprio per questi motivi. La mia esperienza mi dice che, così, tutto sommato, penso che ci siano ancora dagli 8-10.000 particelle nella provincia di Avellino da accatastare con i loro fabbricati, da accatastare in questo periodo. Quindi io mi auguro che la vostra collaborazione sia totale in tal senso. Ho letto ieri sul sito dell'agenzia che c'è stata una convenzione tra la dottoressa Le Marmo, il nostro direttore, il presidente nazionale del Collegio dei Geometri, con la quale convenzione praticamente i geometri laureati, si dice così, interverranno in questo procedimento di attribuzione di rendita presunta a titolo gratuito, nel senso che faranno così come lo faremo noi dipendenti dell'agenzia, faranno la valutazione di tali immobili, nel senso che provvederanno, così come faremo noi, ad attribuire, o meglio a proporre una rendita presunta. Forse il direttore vi potrà essere più... Provvederanno a cogliere quegli elementi che individuino
ed eliminano qualsiasi dubbio sul fatto che sia o meno fonte di redditività, quindi sia unità immobiliare, dandogli una destinazione, se abitativa, se praticamente commerciale oppure di altro genere, in linea di massima. Dopodiché, sulla base degli elementi che si riusciranno a cogliere durante questi sopralluoghi, senza accesso alla proprietà ma direttamente dall'esterno, sì, ed è questo il motivo per cui viene attribuita la rendita presunta, questi elementi, diciamo, attraverso un certo programma dell'agenzia, il caricamento di questi elementi in cui è prevista la tipologia dell'immobile, quindi se abitativo oppure se commerciale o di altra natura, consentirà poi automaticamente, sulla base dei parametri di consistenza che sono rilevati dall'esterno e che quindi a noi sono noti fin tanto che poi le parti non saneranno quella loro situazione, di attribuirgli una rendita presunta relativa a una categoria catastale. E quindi questa categoria catastale presunta, quindi questa rendita, scusatemi, questa rendita presunta sulla base di questa categoria, verrà introdotta negli atti e rimarrà come rendita presunta. È evidente che se non possiamo entrare, se non sappiamo esattamente, non lo saprete neanche le categorie professionali di cui ci avvarremo, perché naturalmente è previsto di avvalerci nei casi nei quali il numero di tecnici delle nostre province non sono sufficienti, perché magari si hanno situazioni ben più numerose di quelle che possono esserci nella provincia di Avellino, ci potrebbero essere in alcuni casi. Allora è chiaro che una consistenza valutata dall'esterno in questo modo potrebbe portare quasi inevitabilmente a una rendita presunta penalizzante rispetto a quella che sarà poi la rendita effettiva da parte di chi si metterà in regola. Quindi anche dopo questa attribuzione della rendita presunta, comunque il proprietario avrà interesse a regolarizzare la sua situazione, quindi ad avvalersi di professionisti. Grazie. Vorremmo però dare, perché Gentile Adamo, volevo intervenire. Allora, dopo parecchio parlare di tante cose, parliamo dell'oggetto vero del nostro gruppo, delle nuove persone che giurisci, che a quanto io posso sapere, credo che una già è fruibile, cioè, ma molte ne sono in uscita, per cui prego l'ingegnere poi di accentuare proprio il suo intervento su quelle che potrebbero essere in uscita. Allora vi prego di non fare commenti su tutta questa situazione, i commenti li faremo una volta sentito l'intervento dell'ingegnere Costa. Capisco che il problema sanzioni colpisce tutti, colpisce fino a me, figuratevi se voglio dire, non lo capisco, però dobbiamo avere le attenzioni su altro. Noi se abbiamo fatto questo seminario oggi parlare anche di queste cose. Probabilmente poi col direttore, avremo il direttore provinciale, avremo modo di poter approfondire ancora di più questa faccenda. Ingegnere, grazie, scusate per il tempo che abbiamo rubato. Assolutamente, sono tematiche importanti, con una scadenza imminente, quindi siamo tutti impegnati in questa attività di accertamento dei fabbricati sconosciuti, tanto maniera fantasma, tanto più che anche noi dell'area servizi cartografici, che bene o male siamo un po', seguiamo un binario diverso rispetto a questa attività, siamo stati precettati ieri dalla dottoressa Levanno per poter dare un supporto all'agenzia per questa attività di accertamento dei fabbricati fantasma. Quindi è importante, è una questione importante, credo. Sono stato contento di attendere di intervenire invece sull'argomento che è principale, che è quello di pregio 10. Quindi dello stato attuale della versione di pregio 10, della prossima data di altri aggiornamento, di quelle che sono le evoluzioni future che abbiamo pianificato per migliorare e integrare con nuove funzionalità
la procedura stessa. Una piccola premessa. Allora, parte la storia di Pregio 10 vi è stata già fatta. Ringrazio innanzitutto, torno indietro, il Collegio dei Geometri per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo incontro. Quindi mi associo ai ringraziamenti già effettuati a tutti quanti. Entro nel vivo del discorso. Allora, una piccola premessa: Pregio 10, la prima versione è stata pubblicata il 1 marzo del 2010. Diciamo, è stata estesa a tutto il territorio nazionale, era già partita ma su pochi uffici provinciali per una fase di start-up, è stata estesa il 1 aprile del 2010 in modo per l'utilizzo a livello nazionale della procedura stessa. Nel frattempo abbiamo continuato a lavorare per migliorare la procedura, abbiamo prodotto una nuova versione che è stata pubblicata il 3 novembre del 2010. Questa versione però, come ormai sapete, conoscete bene, ha avuto un po' di problemi, nella sua applicazione. Questo perché? Perché effettivamente gli interventi che sono stati fatti da soggetti sulla procedura sono stati degli interventi significativi. È stato modificato completamente l'interfaccia grafica, è stato modificato il modulo per la gestione della proposta di aggiornamento, insomma ha avuto una modifica abbastanza massiccia della procedura stessa, e ci siamo resi conto che sostanzialmente a questa modifica sostanziale della procedura non è seguita forse un'adeguata formazione sia del personale interno che del mondo professionale, in modo da poter far utilizzare al meglio la procedura stessa. Siamo dovuti correre un po' ai ripari, quindi abbiamo dovuto ripristinare la versione precedente del 1 marzo 2010, anche perché in concomitanza c'era la scadenza di questa attività di Fabbrica di Fantasma, che era allora al 30 dicembre, per cui tutto il mondo professionale ci ha chiesto di tornare e rimettere in sede, diciamo, sul nostro sito rende disponibile la versione la prima versione del 10. Lo abbiamo fatto tempestivamente, nel frattempo abbiamo continuato a lavorare per migliorare la procedura. Il morale della favola, qual è stata la lezione che abbiamo appreso da tutto questo, diciamo, tutto quello che è successo? Che la procedura Pregio 10, che è nata per trattare sostanzialmente il libretto di campagna, il libretto delle misure dei singoli professionisti, Pregio per il trattamento geometrico, ormai è diventata tutt'altro, perché non solo gestisce topografica e topometricamente di aggiornamento, ma entra nel merito anche delle questioni censuarie, quindi sostanzialmente tratta la parte censuaria, tratta la parte topocartografica, tratta le intestazioni, insomma, e si è ingrandita. Poi l'abbiamo addirittura resa più complessa nel momento in cui abbiamo deciso di costruire questo nuovo sistema di approvazione cosiddetto automatico, sarebbe dire senza l'intervento dell'uomo, e quindi è diventata ha assunto una struttura abbastanza complessa. Ci siamo resi conto e ci ho fatto rendere conto che alla fine la fase di testing che generalmente viene effettuata dall'Agenzia del Territorio insieme a Sogei prima di estendere, di mettere in esercizio la procedura, in realtà non è più, diciamo, non è adeguata, perché vista la complessità della procedura ci vorrebbero dei tempi abbastanza lunghi per il test. E quindi qual è stata l'applicazione che abbiamo fatto per migliorare, diciamo, quello che è il flusso di creazione, di utilizzo, di potenziamento dell'utilizzo della procedura? È stata quella di insieme, condiviso tra l'altro insieme a tutti gli ordini professionali, quindi geometri e anche tutti gli altri ordini professionali che partecipano, sono abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto dei terreni, è stato condiviso, tra l'altro vedo, apro una parentesi, vedo un componente di un gruppo di studio che è nato per la realizzazione di questa procedura Pregio 10, è stata realizzata non solo dall'Agenzia del Territorio, ma dall'Agenzia del Territorio insieme alla componente del mondo professionale, quindi è stato creato appunto un tavolo di lavoro. Il dottor Stornaiolo in fondo è uno dei partecipanti proprio là. E insieme a loro è stato condiviso innanzitutto di modificare quella che è appunto la fase di test della procedura Pregio 10. Abbiamo fatto un test della nuova procedura di test a dicembre, anche in maniera abbastanza rapida e prima della pubblicazione della versione invece attuale di Pregio 10, cosiddetta APAG, acronimo di automazione proposta di aggiornamento, che è il nuovo sistema, appunto il nuovo modulo di gestione della proposta di aggiornamento.
insieme è stato condiviso insieme agli ordini professionali di far partecipare alla fase di testing anche il mondo professionale, quindi sostanzialmente da questo momento in poi, e quindi anche per la futura versione pregio 10, il mondo professionale sarà interessato direttamente nella fase di test della procedura pregio 10. E ovviamente chi meglio di voi può testare la procedura, visto che siete voi il mondo professionale che predispone gli atti di aggiornamento, che egli presenta è già stato detto che ormai siete una componente fondamentale del sistema di aggiornamento del catasto dei terreni, tanto più che con la procedura pregio 10 praticamente l'ufficio viene completamente bypassato. Tutto il sistema di aggiornamento, come vedremo un filmatino di un paio di minuti che sta alla mostra, che tra l'altro sta alla mostra che abbiamo allestito, che l'Agenzia del Territorio ha allestito per il 150° anniversario, rappresenta proprio il flusso del nuovo sistema di aggiornamento del catasto dei terreni, dal quale si vede che l'ufficio dell'Agenzia del Territorio nei confronti del sistema di approvazione degli atti di aggiornamento ha solo una funzione di controllo e non più una funzione attiva per l'approvazione degli atti e registrazione degli atti di aggiornamento. Quindi dicevo, la prima considerazione è stata: allarghiamo la fase di test della procedura anche al mondo professionale, e quindi dalla prossima versione, l'abbiamo già fatto, ripeto, in maniera abbastanza rapida, ma lo faremo in maniera un po' più strutturata con la prossima versione per Gio 10, daremo la versione per Gio 10 prima dell'estensione sulla distribuzione, diciamo la lista di disponibilità al mondo professionale, la daremo al mondo professionale in modo tale da fare un test congiunto sulla procedura stessa. E questa è stata la prima considerazione che abbiamo fatto dopo tutto quello che è successo il 3 novembre. La seconda considerazione che abbiamo fatto è che, essendo effettivamente, come dicevo prima, modificata in maniera strutturale significativa la procedura, probabilmente l'errore che abbiamo messo, forse tra virgolette, è stato quello di non predisporre un adeguato piano di informazione e formazione sia per il mondo professionale sia per anche i tecnici dell'Agenzia del Territorio, in modo da dare la formata appunto all'utilizzo di questo nuovo modulo ABAG che ha cambiato in maniera sostanziale appunto la gestione della proposta di aggiornamento, e cambiata anche l'interfaccia grafica, quindi i bottoni sono cambiati, sono assunto un aspetto completamente diverso che ha un po' sconcertato credo il mondo professionale. E allora, sulla base di questa seconda considerazione, di questa seconda esperienza, abbiamo deciso di formare adeguatamente tutti gli attori del mondo professionale. Ci siamo posti una domanda: formare significa dover girare un po' per l'Italia, presso gli uffici, gli ordini professionali, quindi avrebbe richiesto una mole di lavoro veramente impegnativa anche per il numero di risorse disponibili nell'area. Per questo motivo abbiamo scelto una modalità multimediale, la cosiddetta abbiamo chiamata multimediale autoformativa, sostanzialmente, perché presenterò poi in fondo la presentazione, creando dei moduli sostanzialmente di autoformazione che sono suffruibili dal mondo professionale, scaricabili dal sito dell'Agenzia del Territorio, suffruibili dal mondo professionale e soprattutto nella maniera multimediale, quindi utilizzando quelli che sono i filmati, un flash player in cui vengono spiegati determinati argomenti. Vedremo, ripeto, affronterò poi successivamente più dettagliatamente questo problema. Allora, entro nel vivo della questione, quindi a questo punto, fatta la premessa, di cosa parlerò oggi? Sostanzialmente, abbiamo presentato una versione per 10 a marzo del 2010, una successiva al 3 novembre del 2010 e infine, che si è rivelata però non adeguata, e la versione che è attualmente sul sito disponibile è quella, la versione del 1 marzo 2011. Con la versione del 1 maggio pubblicata sul sito dell'Agenzia il 1 maggio 2011, sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo recuperato determinati errori che erano presenti nella versione precedente, abbiamo introdotto nuove funzionalità che permettono di gestire nuovi controlli nel service pack della procedura del 10, e abbiamo modificato quello che era un limite della precedente versione, che permetteva di trattare solo
molte tipologie, in molte casistiche, solo una particella per volta. Adesso invece con la novazione è possibile trattare più particelle all'interno dello stesso atto di aggiornamento. Quindi abbiamo ampliato sostanzialmente il numero di particelle trattabili per le diverse tipologie. Un secondo argomento poi che tratteremo saranno appunto gli interventi evolutivi della procedura Reggio 10, che speriamo di rendere disponibile entro il 2011, probabilmente in autunno. Quindi questa è la nuova versione, appunto, come dicevo prima, sarà comunque resa disponibile per il test preliminare agli ordini professionali, e poi la metteremo sul sito una volta che tutti quanti abbiamo dato daremo l'ok, diciamo, alla estensione. Quindi farò vedere un po' dati nella nostra consuetudine quando partecipano ai convegni, dare dei dati di monitoraggio sull'attività di aggiornamento automatico del Reggio 10 relativamente alla regione e all'ufficio in cui ci troviamo. Ed infine presenterò quello del corso multimedia, appunto, di autoformazione, che riguarda la nuova versione di Reggio 10. Correzione degli errori presenti nella versione attuale. Io su questa faccio una carrellata abbastanza veloce, perché forse è più interessante andare a vedere quali sono le nuove funzionalità e le nuove versioni. Queste sostanzialmente erano funzionalità già esistenti che però avevano qualche problema di funzionamento. In particolare, come vedete, abbiamo corretto il segno di dislivello delle zone di depressione automatica, che dava dei problemi in fase di elaborazione. La generazione automatica del modello per il trattamento dei dati censuali è stato corretto in alcune tipologie. Faccio un appunto sul modello censuario, modello per il trattamento dei censuari. La procedura Reggio 10 di per sé crea, a partire da tutti gli elementi presenti all'interno dell'atto di aggiornamento, quindi la proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa, crea in automatico un modello, il cosiddetto modello censuario. È un utility, ci tengo a precisarlo, nel senso che il risultato, diciamo, di tutta questa elaborazione dei dati va a finire poi, crea il modello censuario, è un utility che è stata data al professionista, appunto un utility per aiutarlo nella creazione del modello censuario, ma è editabile, nel senso che il professionista può intervenire per modificare quelle parti del modello censuario che secondo lui non sono state correttamente create dalla procedura automatica. Sappiamo che a volte, per i casi semplici, è abbastanza semplice creare in automatico il modello censuario. Quando poi l'atto di aggiornamento diventa un po' più complesso, è probabile che qualche dato non venga correttamente creato, e quindi tutti i campi sono editabili, possono essere corretti dal professionista. Quindi bisogna considerarla come un utility e non prenderla come corroborato, per dire la procedura ha creato il perfetto modello censuale. Poi sì, abbiamo corretto il modello, la generazione del modello censuale per quanto riguarda le linee varie che possono essere prelevate dall'estratto di mappa. È stata migliorata quella che è la procedura di prima installazione sui PC su cui non sono mai stati installati la precedente versione di Pregeo. È stato corretto un controllo sulla superficie inferiore a 2000 metri quadri per quanto riguarda l'emissione della dichiarazione automatica nella redazione tecnica strutturale, a volte da alcune codifiche da qualche problema. È stato inserito un controllo della presenza dell'archivio delle mute di distanza relativa alla provincia trattata dell'atto di aggiornamento, a volte non faceva questo controllo e quindi prendeva misure che non erano proprio della provincia. È stata corretta la descrizione relativa, questo è un intervento proprio di un errore di presente nella descrizione della tipologia, è stato corretto. È stata inibita la cancellazione della riga 6 associata alla riga 9 contenente la descrizione estesa della tipologia. Corretta la funzione di cancellazione selettiva delle righe varie di estratto, ed è stata modificata la procedura in modo tale che possa essere utilizzata sui netbook. In precedenza sul netbook praticamente spariva parte della maschera del Reggio 10, non era possibile predisporre l'atto aggiornamento. Adesso il funzionamento, il malfunzionamento archivio procedura Reggio 10. Esistevano dei problemi in fase di rielaborazione di altro aggiornamento, nel senso che la diagnostica a volte non si aggiornava corretto con una di Bentley misure, se si effettuava l'elaborazione successivamente con la precedente, a volte la diagnostica non aggiornava, non si aggiornava, ma manteneva i dati circa l'elaborazione precedente.
è stato corretto la, è stata migliorata la gestione, corretta la gestione delle, dell'inserimento degli intestati in caso di particelle trattate con ditta disallineata. È stato corretto un problema che esisteva sulla predisposizione del modello sensuale, non da, questo è il caso però tradizionale in un automatico in cui per un frazionamento il modello sensuario precedeva il modello frazionamento, in realtà deve essere, cioè se precede o succede l'altro aggiornamento deve essere predisposto in ogni caso, veniva inibito, adesso è stato corretto. Beh, Torino interessa poco, in quanto Torino è l'unico caso d'Italia che ha più di 1200 fogli all'interno del proprio comune, quindi c'era un problema proprio di gestione dei fogli dell'ufficio Torino, della provincia di Torino. È stata corretta la procedura informatica nel caso di allineamento fuori tolleranza per, quando venivano, esistevano dei casi progressivi e negative, e allora il calcolo del, di allineamento fuori tolleranza non era proprio preciso ed è stato anche corretto. I punti vertici non devono essere considerati oggetto del rilievo. Nella precedente versione il punto vertice serve solo per orientare e inquadrare meglio l'oggetto del rilievo, però che può essere dividendo il fabbricato e inserire in mappa. Sostanzialmente nella prima versione tali punti vertici erano considerati oggetti del rilievo, entravano nel gioco del calcolo delle tolleranze, invece no, adesso abbiamo detto servono solo per l'inquadramento, non vengono considerati quale oggetto del rilievo. E è stata corretta la procedura nel caso in cui vengono trattate le cosiddette particelle ciambella fabbricate all'interno di una particella, creava il cosiddetto anello, la ciambella. Quindi corretta, diciamo, ripulita la procedura di una serie di errori, adesso parliamo di quelli che sono stati le novità introdotte invece con la versione del 1 marzo 2011. Superfici reali. Al fine di migliorare la gestione delle superfici reali è stata modificata quella della struttura della riga 7, laddove adesso in fondo alla riga 7, oltre a mettere i dati che erano già previsti dalla riga, bisogna inserire anche l'identificativo della particella madre e della particella derivata corrispondente. Quindi sostanzialmente sono stati aggiunti in fondo alla riga 7 questi due nuovi campi: particella, numero dell'identificativo della particella originaria e particella derivata, che può essere o la classico numerale A oppure il numero che è variato. Non entro proprio nel dettaglio di questo perché poi farò vedere come tutte queste questioni sono affrontate anche dai moduli di autoformazione multimediale, in cui è spiegato come devono essere effettuate le operazioni per la predisposizione di un altro elettrodotto. Sono stati introdotti nuovi controlli per quanto riguarda le verifiche sulle poligonali, in particolare verifiche al valore di chiusura entro la tolleranza. Se si va al di fuori della tolleranza, non viene rispettata la tolleranza, l'atto viene rifiutato, e controlli, i cosiddetti controlli di esistenza, laddove è prevista una poligonale. Sapete, la circolare del 2009 è stato introdotto un vincolo per quanto riguarda l'utilizzo delle poligonali. Se una catena celerimetrica presente in un altro aggiornamento possiede 4 o più di 4 stazioni, allora deve essere obbligatoriamente dichiarata la poligonale. Ovviamente parliamo di catena celerimetrica e non di raggiamento da un punto dove quello non è poligonale. E quindi è stato inserito il controllo che va a verificare se esistono 4 vertici consecutivi e se è stata quindi di conseguenza dichiarata dal professionista la poligonale nella riga 3. Tipologia 15, precedentemente era previsto, era obbligatorio utilizzare il rilievo, quindi a questo punto abbiamo invece eliminato, non è necessario più inserire il rilievo nel libretto delle misure, ma è possibile predisporre l'ante di aggiornamento per coordinate. Beh, nel menu informazione adesso c'è una verifica di esistenza di nuove versioni di Pregio 10 sul sito internet dell'agenzia, quindi nel momento in cui il soggetto dovesse pubblicare un service pack della procedura, sarà la procedura stessa che vi indicherà che c'è una versione aggiornata di Pregio 10. Punti fiduciali, allora abbiamo un nuovo controllo per quanto riguarda la possibile acquisizione associata a un punto fiduciale, da una nuova funzionalità di gestione dei punti fiduciali direttamente da internet, quindi durante la predisposizione dell'altro aggiornamento è stata data la possibilità direttamente dall'altro di aggiornamento attraverso una apposita funzione di collegarsi in internet e andare a tirare fuori i dati della monografia del punto fiduciale.
sono state inserite nuove, nuove icone nella toolbar. L'estratto di mappa è stato modificato in modo tale che, innanzitutto, nel record della ditta dell'estratto di mappa vengono veicolati anche i dati riguardanti l'open data di nascita nel caso di persona fisica, e quindi è possibile, a questo punto, ciò vi permette di acquisire automaticamente, durante la fase di predisposizione del aggiornamento, di queste informazioni sui soggetti. È possibile adesso dall'interno dell'altro aggiornamento visualizzare sia la componente grafica che la componente alfanumerica dell'estratto di mappa, quindi non c'è più la necessità di uscire fuori da pregeo per andare a verificare se l'associazione, ogni volta ricostruita l'associazione tra atto di aggiornamento e estratto di mappa, perché poi all'inizio è facile, alla fine quando vede un elenco di estratti mappa numerico abbastanza elevato, allora poi bisogna ricordarsi qual è il protocollo. Adesso invece direttamente dalla procedura è possibile visualizzare proprio l'estratto di mappa sia grafico che alfanumerico e subito associare, in modo da poterlo associare al protocollo dell'atto di aggiornamento. Gestione e scelta tipologie per il GEO 10. È stato modificato un po' quella che era la struttura per la scelta della natura dell'atto di aggiornamento, laddove prima c'erano due menu, se vi ricordate c'era un primo menu che diceva voglio predisporre l'atto di aggiornamento in maniera automatica, la scelta di quel menu apriva un secondo menu che vi elencava tutte le tipologie. Adesso invece no, sono elencate in un'unica tabella, per cui senza necessità di aprire n sottomenu. Sono stati inseriti ulteriori controlli di coerenza per quanto riguarda che confrontano i dati tra modello censuale e archivio cartografico, che è anche comunque un problema solo dell'ufficio, quindi dell'applicativo dell'ufficio. Motivazione del mancato del non deposito degli atti aggiornamento al comune, nei casi in cui è previsto, non è previsto il deposito al comune perché per successione ereditaria, per donazione e così via. Mentre prima si dichiarava solo che non andava depositato e il professionista finiva, diciamo, la prescrizione, adesso invece si può dichiarare anche il motivo per cui non va depositato, in modo che l'ufficio sappia subito perché non è stato depositato al comune e non debba chiederlo al professionista. È stata modificata la routine di ricerca dei libretti in base alla tipologia tecnico-redattore al comune, e soprattutto nell'estratto di mappa adesso vengono riportati, elencati tutti i punti fiduciari che a partire dal baricentro dell'estratto di mappa, quindi dalla particella su cui è stato richiesto l'estratto di mappa, vi elenca tutti i punti fiduciari che stanno in un raggio di 1000 metri dalla particella stessa. Quindi sostanzialmente è una bella il numero di altri giorni. Sapete che i punti sociali stanno a 200-250-300 metri di loro, quindi si va ben oltre a quelli che servono per la costruzione del triangolo di primo perimetro. È stata migliorata la gestione degli identificativi delle particelle interrate. Nell'atto di aggiornamento adesso viene trasportata anche l'informazione relativamente alla tolleranza utilizzata dal professionista, quindi nel momento in cui si sceglie la zona in cui ricade il rilievo e quindi si attivano i controlli per le tolleranze, mentre prima questa indicazione non veniva riportata sull'atto di aggiornamento, adesso viene trascinata in modo tale che il tecnico dell'ufficio sappia già a quale tolleranza ci si sta riferendo. Proposta di aggiornamento, giovedì si chiama APAC perché è stato completamente sostituito il modulo di gestione della proposta di aggiornamento, e soprattutto un'altra novità, appunto quello della, è stato modificato il numero di la procedura in modo tale da trattare per determinate tipologie più numeri, più particelle all'interno dello stesso atto. Quante? N, quante ne vogliamo? Adesso questo che significa? Sostanzialmente questo è stato ottenuto attraverso l'utilizzo di 3 criteri, noi abbiamo chiamato i criteri. Il primo criterio replica n volte le operazioni effettuate del modello censuario per una particella, quindi sostanzialmente laddove noi prevediamo le 3 operazioni OSC, il primo criterio prevede che l'OSC possa essere ripetuto n volte per n particelle all'interno dello stesso atto di aggiornamento. Un secondo criterio è stato quello di in caso di soppressione prevedere la soppressione di n particelle.
Terzo criterio, invece, per quanto riguarda la stessa operazione, per quanto riguarda la costituzione. Mentre prima era possibile costituire una particella, adesso è possibile costituire n particelle. E infine, un altro criterio è nasce dalla combinazione dei primi dei criteri, a due sostanzialmente. Quindi, unire il criterio 1, replica in ordine delle operazioni con possibilità di sopprimere n particelle, oppure replica n volte le operazioni effettuate più la possibilità di costituire n particelle. In sostanza faccio vedere un esempio, poi tanto gli altri poi sono uguali a se stessi. Se l'attuale versione prevedeva per la tipologia 1, la più semplice, prima a fare con conformità di mappa, la trattazione di una particella originaria e una particella variata, quindi con un modello censuario di questo tipo, OV particella 100, con la nuova versione invece possiamo trattare n particelle da 100, 200, 1000, ma come vi ho detto sono n, quindi non c'è un limite superiore, e attraverso l'utilizzo in questo caso del criterio 1, quindi ripetere n volte lo stesso criterio, le stesse operazioni. Quindi sostanzialmente quella che una volta era numero di particelle 1 originale variata 1 1 può essere ripetuto n volte per la seconda particella, la terza particella e così via. Il modello censuario quindi diventa del tipo OV, 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 n volte. Un altro criterio invece è quello di, questo è il secondo criterio, sarebbe a dire ripetere n volte la soppressione. E in questo caso infatti abbiamo utilizzato la tipologia 20 che prevede la soppressione di subalterni rurali di un fabbricato forza del fabbricato rurale. No, fai vedere un attimo prima, soffermati un attimo sul risultato della slide, quella precedente. Ecco, questa voglio dire sì, probabilmente specie più giovane, insomma, può avere interesse quello che poi è il risultato dell'acquisizione sotto forma schematica. Sì. Quindi sostanzialmente questo forse è dei tre criteri quello più semplice, nel senso che ripetete le volte l'operazione. Questi sono elementi diversi sullo stesso estratto. Sì, sullo stesso. No, qui parliamo di aggiornamento. Stessa ditta. Ovviamente. Allora vuoi sapere che la norma prevede che per stessa ditta, questo ovviamente a me, poi attenzione, perché il non ha mai modificato le norme esistenti, quindi questo ci tengo a dirlo perché. No, nel caso di frazionamento che possiamo fare trattare anche ditte diverse. No, no, possono essere trattate allora solo particelle contigue fra di loro, almeno la norma prevede questo, possono essere trattate in questo caso per la ditta delle SUA. Cioè possono essere trattate più particelle all'interno dello stesso atto di aggiornamento, però la lista deve essere, nel senso che ci sono anche poi pertinenze rispetto al qualificato. Questo è il criterio 2 invece che prevede è stato ampliato il numero di subalterni, possono essere in questo caso soppressi, ricordate la soppressione che si ripete n volte all'interno dello stesso atto di aggiornamento, quindi parliamo infatti di porzioni fabbricato rurale. L'attuale versione prevedeva che la particella originaria fosse unica e fosse variata e fosse possibile sopprimere un subalterno alla volta. Con la nuova versione invece quello che è il numero di subalterni possono essere e questo è il modello censuario, diciamo, della versione superata. Quindi abbiamo uno schema, questo è l'unico, tra l'altro è l'unica tipologia che prevede l'utilizzo di schema di modello ausiliario. Noi abbiamo eliminato con pregio 10 tutti i modelli ausiliari, per tutte le tipologie codificate, l'utilizzo del modello ausiliario, a meno di questo caso qua, in cui per poter sopprimere, diciamo, i subalterni rurali abbiamo la necessità di utilizzare il modello ausiliario. Non siamo riusciti a conseguire quello del nostro obiettivo, che era di eliminare il modello ausiliario. E ci arriverò alla prima, anzi apro direttamente il problema prima mancante. Attualmente la norma, con la circolare del 2009 abbiamo scritto, non è possibile con la versione pregio 10 attuale gestire in modalità automatica la firma mancante, per cui abbiamo dato l'obbligo, pesantendo l'attività dell'ufficio ovviamente, di
post approvazione automatica dell'atto di aggiornamento, quindi la firma mancante non è un motivo di non predisposizione dell'atto di aggiornamento per l'approvazione automatica. L'atto deve anzi essere predisposto, qualsiasi tipo di atto che prevede una firma mancante deve essere predisposto, se rientrante nelle codifiche, nelle tipologie, deve essere predisposto per l'approvazione automatica. La firma mancante deve essere apposta successivamente all'approvazione della registrazione mancata all'ufficio. Questa è la norma attuale. Vedrete più avanti che con la nuova versione che renderemo disponibile a breve, diciamo entro il 2011, invece anche le annotazioni saranno gestite in modalità automatica, quindi leviamo l'incombenza all'ufficio provinciale e teniamo questo onere, e l'annotazione verrà apposta in maniera automatica durante la fase di approvazione e registrazione in banca dati dell'atto di aggiornamento. Quindi se questo era il modello censuario del precedente, quindi prevedeva l'operazione OBOS e schema ausiliario, la modifica ovviamente delle rimanenti porzioni fabbricate rurali che invece restavano al catasto dei terreni, adesso invece sostanzialmente con il nuovo service pack possono essere trattati muri o subalterni che possono essere trattati sono M e ovviamente N-M quelli che restano al catasto dei terreni. Quindi M, quando parliamo di muri e subalterni, M sono i subalterni che passano dalla prendono qualità di tutto e passano all'urbano, mentre N-M è la differenza che resta al terreni. E quindi sostanzialmente il modello censuario assume questa, diciamo, ecco, mentre nella versione precedente c'era un solo OS nel modello censuario, adesso ce ne sono NOS, quindi abbiamo N volte la replica della soppressione, e mentre il modello ausiliario è rimasto tale e quale per quanto riguarda la variazione delle particelle che rimangono al catasto dei N-1 passo. N-1 anzi più 1, mi scusi, N più 1 è la differenza che guarda, più 1 intende dire che il SUV ovviamente aumenta di 1 man mano che lì stiamo parlando di identificativo originale principale subalterno. Il terzo criterio è simile al precedente, solo che riguarda la costituzione e non la soppressione, per cui sostanzialmente in questo caso, se parliamo di tipologia 14, il primo mappale per inserimento di nuovo fabbricato, scorporo di corte, il classico tipo mappale con straccio di corte. In precedenza era previsto di trattare una particella originaria per dare per originale due particelle costituite, quindi il modello censuario del tipo SCC, dove le due costituite sono ovviamente il fabbricato con la sua corte e la particella invece che è stata stracciata da una maggiore consistenza. Adesso invece è possibile gestire praticamente quello che cambia il numero delle particelle costituite, laddove praticamente possiamo costituire n particelle piuttosto che 2, e il modello censuario assume le operazioni del modello censuario saranno OS e CCCC che si ripete n volte sulla base di quante particelle vengono stracciate. Questo nasce poi dalla combinazione, invece in questo caso rappresentiamo la combinazione dei criteri precedenti, quindi sostanzialmente in questo caso abbiamo sommato il criterio 1, ripetere n volte le operazioni, col criterio 2, sopprimere n volte le particelle. E riguarda in questo caso la tipologia 6, tipo mappale per fusione di due particelle di cui una è edificata. Quindi questo è il caso, e il nuovo modello censuario. Come vedete c'è praticamente OS, quindi ripetere n volte l'operazione OS, ripetere n volte la stesso tipo di operazione OS, SOP, OS, SOP, che si replica n volte. Questa tabella, che rappresenta, diciamo, che epiloga tutto, praticamente per tutte le tipologie, quanto sono il numero di particelle trattabili, è stata pubblicata praticamente quale allegato alla circolare integrativa con cui abbiamo comunicato appunto queste nuove novità, l'ultima circolare integrativa. Quindi questa tabella la trovate allegata alla circolare, e la circolare 2 del 2015. Quali sono invece gli interventi evolutivi? Quindi fino adesso abbiamo parlato di regio 10 APAG del 1 marzo 2011, quindi tutto quello di cui abbiamo parlato è già possibile attraverso la versione pubblicata. Invece da questo momento parliamo della versione che sarà
quindi che prevediamo di rendere disponibili ai professionisti entro, dovrebbe essere autunno, no, dopo l'estate. Quali sono gli interventi evolutivi pianificati? Innanzitutto introdurremo una nuova tipologia, la cosiddetta codice 19, vi sarete accorti che attualmente si passa dalla 18 alla 20, non è stato un errore, è stato praticamente voluto, nel senso che prevediamo di introdurre e inserire questa nuova tipologia che è l'atto rettifica. Sostanzialmente nel momento in cui un collaudo di un atto di aggiornamento dovesse avere esito positivo e quindi viene richiesta la parte di presentare atto rettifica, sarà possibile predisporre l'atto rettifica per l'approvazione automatica. Avevamo inizialmente previsto, faccio una parentesi, di allargare il numero di tipologie, quindi adesso attualmente sono 33, 34, ma in realtà mancano 19, mancano anche 17, quindi sono 32. In realtà adesso ci siamo fermati e abbiamo detto, beh, prima di allargare le tipologie, forse è il caso di difettare, di impegnare le risorse di SOGEI, soprattutto, perché le nostre anche, ma soprattutto le SOGEI, per difettare il più possibile la procedura e solo successivamente, al difettamento, al perfezionamento della procedura esistente, magari provvederemo ad aumentare le tipologie. Tra l'altro abbiamo fatto un'analisi sull'utilizzo appunto delle tipologie e abbiamo visto che circa il 70-80% delle tipologie utilizzate appartengono alle prime 18 e solo una piccola parte appartiene alle ulteriori 34. Sostanzialmente poi alla fine sono 4 gli atti di aggiornamento che vengono utilizzati in maniera massiva, che sono il funzionamento, il tipo appare uno scorpore di corte, il tipo appare classico per inserimento del fabbricato. E quindi sostanzialmente prima di allargare quelle più a tipologie più complesse, che forse sono percentualmente rappresentano un numero inferiore, allora abbiamo detto abbiamo cambiato direzione, abbiamo detto prima sdifettiamo la procedura, rendiamo il più possibile precisa la procedura attuale e poi eventualmente provvederemo ad allargare la procedura in modo da trattare la, credo che sarà impossibile raggiungere il 100% perché ci sono sempre dei casi particolari che non possono essere previsti per una modifica, quindi alla fine non si raggiungerà mai il 100%, però la maggior parte degli atti di aggiornamento possibili. Quindi torno alla presentazione, quindi tipologia 19, atto rettifica di misure e varie. Gestione automatica dell'annotazione, abbiamo già detto, sostanzialmente prevediamo di far gestire alla procedura in automatica il modello e senza l'utilizzo del modello ausiliario quella che sono le annotazioni FM, D e così via. Stiamo migliorando quella che è l'analisi sarà resa disponibile anche ai professionisti, migliorare l'informazione circa la mancata il mancato aggiornamento in maniera automatica dell'altro aggiornamento. Attualmente a volte non avere un ritorno anche da parte della procedura stessa, una risposta corretta alla motivazione di mancata approvazione automatica, stiamo migliorando appunto il tracciamento di questi casi qua. Gestione particelle demaniali, attualmente sono escluse dall'approvazione automatica, prevediamo di gestire in maniera diversa gli atti di aggiornamento che prevedono, che contengono delle particelle che sono ovviamente di proprietà del demanio. Lì non è un problema tecnico, o meglio sì, esiste un problema tecnico di controllo, sarebbe a dire la procedura deve essere in grado di controllare e verificare quando un atto tratta una particella demaniale. A livello tecnico, voglio dire, un frazionamento con la intestazione demaniale è uguale a un frazionamento con l'intestazione demaniale, quindi lì entrano altri problemi di tipo più amministrativo, firma e così via, ma tecnicamente non c'è nulla. Quello che invece stiamo modificando sono i controlli che deve effettuare la procedura proprio per riconoscere che l'atto è demaniale. Stiamo realizzando una procedura assistita per l'individuazione della tipologia di un atto di aggiornamento. Che significa? Questo credo sia una novità interessante. Attualmente la difficoltà che hanno i professionisti durante la realizzazione dell'atto di aggiornamento è quello di riconoscere la tipologia dell'atto di aggiornamento utilizzato. Cosa sto facendo? Quale tipologia devo utilizzare? È chiaro, un funzionamento è facile, ma quando si entra poi in fusione, due particelle più inserimento di fabbricati e così via, magari i professionisti hanno difficoltà a individuare qual è la tipologia corretta da utilizzare. Stiamo creando una funzione che suggerirà la tipologia da utilizzare. Sarebbe a dire, il professionista all'inizio, per iniziare la
a predisporre l'atto di aggiornamento, mette le righe apposite, sceglie la tipologia che ritiene idonea per quel tipo di variazione. La procedura, una volta che è stato predisposto l'atto di aggiornamento, quindi è stata terminata la proposta di aggiornamento, attraverso una serie di check, ancora qui soggetta, modificando la procedura, ancora non l'abbiamo vista neanche noi, quindi però abbiamo fatto delle richieste particolari, parte una procedura assistita la quale, sulla base di una serie di domande di risposte dal professionista, alla fine suggerisce qual è la tipologia corretta da utilizzarsi. Quindi in questa maniera magari può confermare quella che è la tipologia che è stata scelta dal professionista, ma può anche dire no, guarda che tu stai utilizzando una tipologia sbagliata, perché sulla base della proposta di aggiornamento e del modello censuario avresti dovuto utilizzare questa tipologia. Stiamo migliorando adeguando la procedura per gestire anche, questo non interessa tanto voi quanto le regioni che utilizzano ancora il cadastro cosiddetto tavolare, quindi il Friuli Venezia Giulia, il Cantoccio, a parte chi no, il Friuli Venezia Giulia, per chi ne è gestito in maniera autonoma, quindi nel Friuli Venezia Giulia esistono ancora delle realtà attuali, sì. Esistono delle realtà in cui il cadastro non è del tipo francese, quindi con la conservatoria del registro immobiliare, ma il tavolare, e in quel caso là sono pure diverse strutture di identificativo cadastrale che ha il denominatore, insomma stiamo appunto adeguando la procedura per gestire anche questi casi, e stiamo migliorando quelle che sono le funzionalità per la gestione delle particelle che presentano delle superfici reali. In particolare, per esempio, alcune regole che stiamo introducendo, da due che attualmente non fa la procedura, abbiamo due particelle con superficie reale, deve essere originata una particella in superficie reale, così come sarà possibile assegnare attraverso la formazione dei lotti la superficie reale alla particella. Tipologia 11, il tipo mappale per l'inserimento di un fabbricato in una particella triturata interamente ai sensi della circolare 288 con un frazionamento, quindi con un precedente frazionamento. Stiamo migliorando i controlli, in particolare il controllo di esistenza e di corretta modifica delle righe di tipo 8 del libretto delle misure, quindi si vanno a verificare e a confrontare le righe di tipo 8 dell'attuale atto di aggiornamento e quelle del precedente atto di aggiornamento senza circolare 288 del frazionamento. E sarà migliorato il controllo sulla natura della superficie della particella originaria, che deve essere superficie reale. Attualmente non effettua questo controllo, non va a verificare la superficie reale. Stiamo migliorando quello che già esiste, che è il confronto automatico, quindi se connesso a internet relativamente alla versione che si sta utilizzando, quindi il sistema vi avverte che state utilizzando una versione che non è aggiornata, insomma. Sul sito vi indica, sul sito ve ne è una che sostituisce quella precedente. Stiamo passando dallo standard PDF e PDFA, questo perché per rendere possibile quella che nella conservazione a norma degli atti di aggiornamento, la conservazione sostitutiva. In quel caso là poi entrano in gioco anche altre questioni riguardanti la firma digitale, però perlomeno ci stiamo predisponendo a livello di file PDF che deve rispettare gli standard particolari affinché l'atto di aggiornamento possa essere conservato come PDF e non c'è bisogno più di stampare la carta per la conservazione. Poi entrano in gioco, lì è un problema diciamo un po' più generale, la questione della firma, per tutto là, per essere ovviamente poter conservare in maniera dematerializzata l'atto di aggiornamento, quindi informatizzata l'atto di aggiornamento, la firma del professionista deve essere ovviamente digitale. Quindi bisogna risolvere il problema della firma digitale e del proprietario e del tecnico professionista, di tutti. Il problema del proprietario e del primario. Sì, infatti. Infatti noi ci stiamo predisponendo per quanto riguarda lo standard PDFA, stanno lavorando, c'è un gruppo appositamente creato invece per risolvere tutti questi problemi di firma digitale. Tipologia 1 e direi anche tipologia 2, sapete, non so se siete stato arrivato, molte volte si tende a non rispettare la norma, questo perché l'attuale versione per Peugeot 10 non effettua un controllo per quanto riguarda le tipologie che prevedono il mantenimento e il cambio del numero, classico di tipologia 1 e tipologia 2. Testo atto di aggiornamento, nel primo caso in un caso il numero deve essere mantenuto originario, in un altro caso deve essere modificato.
dimenticato. La norma prevede che un atto di aggiornamento, che una particella debba cambiare sempre numero a meno che non sia già presente all'urbano. Quindi se una particella è già all'urbano con un suo numero, l'atto di aggiornamento deve mantenere il numero all'urbano in modo da mantenere, conservare l'allineamento cadastro terreno cadastro urbano. Per fare questo allora stiamo attualmente non c'è controllo, per cui spessissimo, è uno dei motivi che abbiamo rilevato nella nostra analisi sulla prossima automatica, spessissimo gli atti di aggiornamento vengono annullati dall'ufficio perché non è stata rispettata questa norma. Sarebbe a dire, laddove doveva essere cambiato le particelle è stato mantenuto viceversa. Questo perché manca il controllo. Con la nuova versione invece metteremo un controllo di questo tipo. Daremo l'incombenza innanzitutto al professionista di indicare all'interno dell'atto di aggiornamento qual è la particella all'urbano quando esiste, in modo tale che si capisca a quel punto là che la particella, il numero debba essere mantenuto, se no, altrimenti il controllo inibisce l'approvazione automatica e quindi non sporca la banca. Altro nuovo controllo che verrà inserito con la prossima versione è quello di esistenza di almeno due punti per l'inquadramento dell'oggetto di rilievo in tutti i casi di nuova pale per nuova costruzione. Per migliorare quello dell'inquadramento dell'atto di aggiornamento sulla mappa cadastrale sarà necessario che siano presenti almeno due punti vertici, cioè, o due punti per l'inquadramento dell'oggetto del rilievo. Questo in caso però di tipo mappale per nuova costruzione. La fusione di particelle o di particelle derivate che non hanno o che a seguito della fusione non avranno la qualità enturbano sarà possibile solo se coincidono qualità e classe. E lascio perdere la ditta perché quella già. Invece in questo caso si metterà un controllo che va a verificare appunto che in caso di fusione qualità e classe siano identiche. Verrà inserito un controllo per quanto riguarda l'esistenza di stazioni isolate. Attualmente sapete che non è possibile lanciare una stazione isolata da un'altra stazione isolata, nel senso che è possibile creare una sola stazione isolata. Non esiste un controllo nell'attuale versione sulla esistenza di cosiddette stazioni a bandiera, che sono stazioni isolate lanciate da stazioni isolate, e verrà introdotto un controllo apposito. E in più ulteriori controlli che riguardano soprattutto la qualità delle particelle originali e di quelle costituite. Adesso invece vediamo un po' quali sono abbiamo effettuato un monitoraggio sull'attività di aggiornamento automatico per quanto riguarda noi lo conduciamo a livello nazionale, abbiamo invece estrapolato i dati per quanto riguarda la Campania e in particolare la provincia di Avellino. Vediamo un po' i risultati che ne sono conseguiti. Allora, come si legge questo grafico? La barretta verde, quindi questa che sto indicando, rappresenta il numero di atti di aggiornamento che sono stati approvati sia in modalità automatica che in modalità non automatica nelle province. Questa è una indagine a livello di Regione Campania. Sono rappresentate tutte le province della Regione Campania. Quindi, atti approvati in totale nella provincia, la barretta rossa invece rappresenta il numero di atti di aggiornamento che sono stati predisposti per il conseguimento dell'approvazione automatica. La barretta blu invece rappresenta gli atti di aggiornamento che sono stati predisposti per l'approvazione automatica ma che sono stati poi approvati in automatico. Questo perché? Perché sappiamo che non tutti gli atti di aggiornamento predisposti per l'approvazione automatica conseguono poi veramente la prossima automatica, in quanto sono sia previsti tre casi in cui viene rimandato l'atto all'operatore SQM che supera un certo valore di centimetri, distorsione elevata nei confronti dell'indice di affidabilità della mappa, e questi sono due motivi, e il terzo motivo è la mutua istanza di intolleranza. E quindi ci sono degli atti che effettivamente proprio per la propria natura vengono rimandati all'operatore. In più attualmente ci sono anche altri atti che in teoria vanno all'operatore perché si bloccano in fase di validazione e quindi deve essere l'ufficio poi a approvarli. Quindi la lettura che va fatta è questa: confronto tra le barrette. Il confronto, se io confronto la barretta verde con quella rossa, sostanzialmente sto valutando quanto viene utilizzata la procedura automatica, sarebbe dire quanto sono gli atti di aggiornamento, vi ricordate, atti di aggiornamento predisposti per la procedura automatica nei confronti di tutti gli atti che sono stati approvati. Quindi si legge, cosa leggo da questo primo confronto, che
va bene nella, diciamo, a Salerno, Napoli, Caserta, Benevento, purtroppo non va tanto bene a Avellino, nel senso che la procedura di approvazione automatica viene utilizzata poco. Vedremo poi il percentuale e di conseguenza il confronto tra la barretta blu e la barretta verde, sembra dire quanti atti vengono approvati in automatico sul totale degli atti approvati, e ovviamente se si predispongono pochi atti si approvano anche pochi atti in maniera automatica, è una conseguenza. Se infatti andiamo a vedere in percentuale quanto sono gli atti di aggiornamento approvati in automatico rispetto al totale, si passa dal 43% di Salerno, al 40% di Caserta, 39% di Benevento, 26% di Napoli e 17% di Avellino. Ripeto, è conseguenza del fatto che vengono predisposti pochi atti di aggiornamento per l'approvazione automatica. Questo è un dato ancora, fino adesso abbiamo visto confronti a livello regionale, andiamo a confrontarci con il dato nazionale. Da gennaio a marzo. Da gennaio a marzo, sì, parliamo del 2011. Partirei dal basso, quindi dall'ultima riga. L'ultima riga appunto è quella che mi dice, mi indica in percentuale quanti sono gli atti di aggiornamento che sono stati predisposti per l'approvazione automatica. Il dato nazionale parla del 50%, la Campania è superiore al dato nazionale, perché ricordiamo quello di marzo, poi voglio dire l'andamento è più o meno, sta calando un po' e su questo poi mi piacerebbe avere un dibattito, però è un problema, stiamo effettuando delle analisi per capire perché. Però direi, ecco, sul 50% dato nazionale, la Campania a marzo sta al 58%, quindi il numero di atti di aggiornamento presentati per la prossima automatica è superiore alla media nazionale, però è inferiore ad Avellino, perché si parla solo del 28% di atti che vengono predisposti per l'approvazione automatica. Poi saliamo su alla prima riga rossa. Ovvia conseguenza è che il numero di atti di aggiornamento approvati in automatico è più basso rispetto diciamo, alla media nazionale, laddove siamo al 31% a marzo a livello nazionale, perfettamente in linea alla regione Campania, ma non l'ufficio di Avellino che sta al 16,7%, quindi diciamo che a metà rispetto alla media nazionale. Dove va meglio invece è la terza barretta. Qui stiamo valutando, la terza serve per valutare l'efficienza della procedura, perché mettiamo a confronto quello che è il numero di atti predisposti per l'approvazione automatica e gli atti di aggiornamento che sono invece stati approvati realmente in automatico, quindi questo riguarda l'efficienza della procedura. E in questo caso invece Avellino si comporta perfettamente come diciamo la media nazionale, così come la regione Campania, sembra dire. Se guardiamo marzo, il 62% degli atti predisposti per l'approvazione automatica si è approvato realmente in automatico, 53,8% dato Campania, 59,5% ad Avellino, quindi sostanzialmente ad Avellino diciamo, l'efficienza è confermata, gli atti vengono predisposti così come vengono predisposti in tutta Italia. Presento adesso quello che è il corso multimediale di autoformazione su Peggio 10. Sostanzialmente, allora ho già anticipato che quando ci siamo resi conto che effettivamente la procedura ormai è cambiata in maniera sostanziale, c'era bisogno di fare un'adeguata formazione per imparare a conoscerla, a usarla, abbiamo deciso di utilizzare questo sistema proprio perché è quello che permette una più ampia distribuzione sul territorio nel più breve tempo possibile, altrimenti per diffondere diciamo, la formazione resta valido il fatto che ogni localmente un ufficio si deve organizzare anche per capire insieme, per studiare insieme la procedura, però in questa maniera incominciamo a diffondere in maniera rapida, veloce e soprattutto in maniera multimediale, quindi facilmente accessibile un po' da tutti, la conoscenza di Peggio 10. Cosa prevede questo progetto? Allora, sostanzialmente è stato suddiviso in moduli, ogni modulo tratta un diverso argomento. All'inizio avevamo previsto di predisporre sostanzialmente 32 moduli, ognuno riguardante una tipologia di atto di aggiornamento, più dei moduli introduttivi, quindi 3 moduli, che riguardano una parte più generale, in particolare il modello concettuale, l'installazione sul software Peggio 10, soprattutto per quanto riguarda i sistemi operativi Windows 7 e Windows Vista, che hanno dato un po' di problemi, ma adesso con la nuova versione che sono stati superati, risolti, intendo dire, la versione Peggio 10 attualmente disponibile può essere utilizzata eseguendo l'installazione in maniera adeguata, così come suggerita dal modulo apposito,
può essere utilizzata anche sui sistemi operativi Windows Vista e Windows 7. Un terzo modo invece riguarda l'interfaccia grafica, cioè il modo dove si spiega un po' cosa sono tutti i pulsanti, cosa rappresentano tutti i menu e come si utilizzano. La quarta invece, nel primo modulo il modello concettuale è stato predisposto direttamente dall'ingegner Ferrante, poi vi faccio vedere un pezzettino, farli vedere tutti è impossibile perché durano un'ora e mezzo circa, quindi non è il caso, però vi farò vedere qualche spezzone giusto per farvi capire il prodotto qual è. Il secondo e il terzo è stato prodotto da Sogei, quindi l'installazione e l'interfaccia grafica. L'ultimo modulo, il frazionamento, invece dal geometra Bisti, che è un tecnico dell'ufficio provinciale di Siena dell'Agenzia del Territorio, che attualmente tra l'altro viene utilizzato dalla direzione centrale per dare un supporto, visto che noi siamo veramente pochi, per dare un supporto anche per migliorare e dare assistenza anche sia ai professionisti esterni che ai tecnici dell'ufficio. Anzi, questo è un anticipo che vi faccio perché sostanzialmente poi verrà comunque comunicato a livello di nazionale, che è geometra Bisti, e diventa il punto di riferimento per quanto riguarda tutti i quesiti riguardanti Pregeo 10. Vi supporterà in questa attività operativa sostanzialmente. Dicevo, quindi all'inizio era stato previsto di predisporre 32 moduli, uno per ogni tipologia di aggiornamento. In realtà ci siamo resi conto che la maggior parte sarebbe stato abbastanza ripetitivo, perché conosciute le operazioni principali, per esempio durante la predisposizione di un frazionamento in un tipo a pare, in realtà poi tutte le operazioni si ripetono tale e quale per ogni tipologia, per cui abbiamo detto fare un appesantimento quasi inutile della formazione. E quindi allora abbiamo modificato in tal senso. I prossimi moduli, ai primi quattro moduli, quindi modello concettuale, installazione di software del Pregeo, interfaccia grafica APAG e tipologia 16, frazionamento, sono già disponibili sul sito internet dell'Agenzia del Territorio. Non so se lo sapevate, se vi è giunta notizia, ma vi do il link adesso per accedere, scaricarvi questi moduli e poterveli guardare. In rosso invece è il futuro, diciamo, quello che saranno i successivi moduli che Sogei sta realizzando, ma ancora deve produrre, insomma, c'è del tempo. In particolare riguarderanno un tipo mappale della tipologia 14, casi particolari, quindi piuttosto che ripetere 32 volte sostanzialmente i moduli, abbiamo deciso di prendere la parte di modulo che magari non è stata trattata precedentemente, di come si costruisce una particella con superfici reali, per esempio, come si demolisce un fabbricato e così via, delle pillole direi, di utilizzo della procedura Pregeo 10 APAC, inserimento di un'interrata e così via. L'ultimo invece modulo che prevediamo di predisporre è quello riguardante la modalità per la predisposizione del libretto di campagna. Sostanzialmente con tutte le novità che ci stanno ho parlato prima di casette e di gestione di casette per quanto riguarda la superficie reale, insomma faremo comunque un modulo che parlerà appunto del libretto di campagna e di come va predisposto. Questo è il sito dell'agenzia, la pagina dell'agenzia su cui è già stato pubblicato, sono già stati pubblicati i primi quattro moduli che per motivi di pesantezza del prodotto, quindi il file abbastanza grosso per cui i tempi di scarico sarebbero un po' elevati, è stata fatta in maniera tale da è stata spacchettata in n parti. In questo caso vedete il modello concettuale in quattro file RAM. Comunque sono state Sogei ha provveduto a predisporre dei file informativi su come fare per scaricare, per ricostruire il filmato, come predisporre l'ambiente, il sistema dell'ambiente operativo, il sistema operativo per poter visualizzare i filmati e quant'altro. No, non è modulista, questi sono i moduli. No, bisogna andare dentro, allora dovete andare nella pagina da cui si scarica il software Pregeo 10. Guardate, questo, il link è questo. La pagina 8480 della una volta entrate nella pagina del sito da cui è possibile scaricare il software, vi trovate un menu che si chiama Pregeo versione Pregeo 10 APAG, all'interno del quale è il corso multimediale di autoformazione. Quindi questo invece è un filmato, mi fermo un attimo,
che rappresenta il sistema di aggiornamento del il nuovo sistema di aggiornamento del Transtecnico con Pregio 10, che è il filmato che è stato appunto messo all'interno della mostra sui 150 anni dell'Unità d'Italia, e noi abbiamo avuto 60 metri quadri per poter creare un allestimento di cui abbiamo rappresentato un po' l'agenzia del territorio in tutte le sue componenti, quindi sia la parte cadastrale, la parte ore, piuttosto che così via. E questo è uno dei filmati in cui viene rappresentato all'utenza esterna, quindi che non è professionale, il sistema di aggiornamento di Pregio 10. Dura due minuti. L'ufficio, nei tempi stabiliti dalla carta della qualità, redige l'estratto di mappa che viene trasmesso dal sistema informatico al professionista richiedente. Il professionista, sulla base dell'estratto di mappa e dei dati del proprio rilievo e con l'ausilio della procedura Pregeo 10, redige la proposta di aggiornamento che viene poi trasmessa in via telematica all'ufficio. Presso l'ufficio, un sistema di gestione e controllo basato sulla procedura Pregeo 10 processa la proposta di aggiornamento, esegue tutti i controlli e, nell'ipotesi che i controlli diano esito positivo, aggiorna in automatico la cartografia catastale e il corrispondente archivio censuario. Lo stesso sistema, in tempo reale, notifica al professionista, in via telematica, l'esito dell'avvenuto aggiornamento catastale. Se ci avete fatto caso, noi parliamo sempre di telematica, non so se ci avete trasmette in via telematica, il professionista richiede in via telematica l'estratto di mappa, l'agenzia lo trasmette in via telematica, l'aggiornamento delle risposte viene mandato in via telematica, perché l'obiettivo è stato già detto, e io lo ribadisco, l'obiettivo dell'agenzia, dall'altro è pare di ricordare un obiettivo anche di convenzione che si è posto l'agenzia nel confronto del ministero, è quello di ampliare il più possibile l'utilizzo del canale telematico. Questo perché? Soprattutto per il fatto che il sistema di aggiornamento automatico di Pregeo, la sua potenzialità quando la raggiunge al massimo, quando viene utilizzato il telematico, ovviamente, sarebbe a dire, se io utilizzo il telematico e la procedura automatica, sostanzialmente mi siedo davanti a un PC la sera collegato in internet e dopo un'ora, un'ora e mezzo, il tempo di forse di chiedere l'estratto di mappa, di avere l'estratto di mappa indietro, rispondere al aggiornamento, faccio tutto da casa, poi trasmetto l'altro aggiornamento, mi torno indietro la deducibilità per approvazione, il secondo originale, insomma. Giuliano, ma noi siamo obbligati a stampare il Pregeo, in particolare il Pregeo 10, e conservare il cartaceo? Siamo obbligati? Allora, l'obbligo non c'è, la conservazione adesso deve essere fatta dal professionista per 5 anni, quindi... Noi come ufficio. Però come ufficio io non direi più obbligati che consigliati a stamparlo, anche perché tra l'altro, e questa però è la novità, è la ragione diciamo per cui dobbiamo stamparlo e conservare il cartaceo, perché sta creando delle problematiche di archivio e diciamo vanifica poi sostanzialmente. Ma infatti il problema attuale è che non ancora l'atto di aggiornamento dematerializzato, come dicevo prima, non costituisce non può subire la conservazione sostitutiva. Quindi sostanzialmente finché non sarà adeguato, sostanzialmente non si può considerare l'atto di aggiornamento PDF come atto da conservare catastalmente. Quindi c'è bisogno ancora di... La conservazione effettivamente la deve fare per norma, la deve fare il tecnico professionista, la deve per 5 anni tenere conservata, però è anche vero che se un utente viene a chiedere una copia dell'atto di aggiornamento in ufficio, entro in questo proprio perché è un problema che è sorto in questi giorni. Sorgei prima tendeva a conservare tutti gli atti di aggiornamento pervenuti telematicamente all'interno degli archivi dei diversi uffici provinciali, quindi sostanzialmente in qualsiasi momento uno poteva richiamare il protocollo, stamparlo e quindi per motivi informativi di sistema che si sta appesantendo sempre di più perché non si conserva, non si riesce più a gestire, a conservare sempre l'atto di aggiornamento, quindi dopo un po' di tempo sparisce. Ma immagini cosa succede a livello cartaceo nel momento in cui l'utente chiede per esempio a noi ufficio la copia di un frazionamento di un tipo mappale, per esempio risalente a 2007. Allora, se
è quasi impossibile per Sogei riprendere il file. Immaginiamo che... No, attenzione, non è impossibile per Sogei riprendere il file, è il problema solo della di... conservazione. Proprio un problema tecnico, sarebbe dire, i nostri archivi, i nostri database non ce la fanno a supportare tutta la mole di materiali. Ma non ce la fanno nemmeno i nostri archivi a supportare la mole che hanno preso, perché pesano un'enormità, le immagini stampare. Io vedo un'incoerenza tra le cose belle che ci siamo dette, l'introduzione delle macchine, eccetera, e poi la conservazione cartacea di documenti che stiamo lavorando per quello, tanto più non parlare della digitale, ci sono dei problemi che vanno al di là, il semplice atto tecnico di argomento, però quello lo vogliamo perseguire. Ma io dico una cosa, se noi conserviamo il file, lo possiamo stampare. Sì, ma infatti il consiglio che do io, ascoltando semplicemente, è quello di creare un backup, di conservate voi il file PDF. Senza tamparlo, quindi ripeto, l'obbligatorietà di stampa non c'è più. Quindi non c'è possiamo più. Scusa, solo per quanto riguarda poi la richiesta, una cosa che penso riguardi molto, perché ho spesso richiesto in questo senso. La produzione della copia conforme di questi atti di aggiornamento, che valenza ha? Visto che non c'hanno firma della tecnica, la stampa che viene dall'informatico, e quindi sostanzialmente la propria conformità dovrebbe essere prodotta dal tecnico, dalla parte il tecnico è fatto l'obbligo per norma di conservare per 5 anni l'altro aggiornamento, la nostra non sarebbe altro che una semplice fotocopia di un altro aggiornamento. Questo penso che riguarda un problema che è molto sentito, perché spesso è capitato, ho detto rivolgiti al tecnico, quindi questo è un problema anche di collegio, rivolgiti al tecnico che c'ha, e spesso questo crea dei conflitti da quello che mi risulta tra tecnico e tecnico, perché io me lo vado là. Infatti ecco perché nel momento in cui perseguiremo la conservazione sostitutiva, allora l'ufficio potrà tranquillamente stampare la persona da quel caso là a tutta la, però purtroppo finché non si raggiunge questo risultato, non è solo un problema, ci stiamo già adeguando per quanto riguarda il file PDF. Ripeto, entro in gioco altre questioni che vanno intaccate in vista, la necessità, che purtroppo non è un problema. Ingegnere lì è importante proprio per quanto riguarda l'archivistico, e quindi è superato, possiamo sotto il profilo anche del consiglio, si può tenerlo per tanto. Si conserva il file PDF, vuol dire si backup a livello locale, però ovviamente a livello di stampa comunque e recuperiamo due spazi. La stessa cosa, stessa identica, stessa identica, ma lui lo dice da una vita, però fino ad ora non avevamo avuto la consultazione opportuna. Grazie. E, quindi dicevo, adesso vi presento un po' i moduli autoformativi. Il scopo del corso multimediale è l'approfondimento della procedura elaborativa per il GM10. Questo primo modulo riguarda l'inquadramento generale del problema, quindi illustrando il modello concettuale del nuovo sistema di aggiornamento del catasto regionale. Come è noto, la legge istitutiva del catasto stabilisce che, all'articolo 1, lo scopo fondamentale del catasto, e quindi la sua missione istituzionale, è quella di accertare le proprietà immobiliari, ma fondamentalmente è quello di tenere in evidenza le mutazioni, cioè il suo dinamico aggiornamento del tempo. E proprio nell'ottica di conseguire questo continuo aggiornamento, che negli ultimi 20 anni il sistema di aggiornamento del catasto dei terreni ha subito una notevole innovazione, che è stata avviata nel 1988 con la circolare 2 e la procedura pregevole, ed è proseguita poi negli ultimi anni con le varie versioni della procedura fino alla trasmissione telematica degli atti. Iniziamo quindi questo primo modulo formativo dando un rapido sguardo alle ragioni del cambiamento che nel 2010 hanno dato corso e corpo al nuovo sistema di aggiornamento. Ecco le ragioni del cambiamento.
ragione del cambiamento è dovuto al fatto che l'Agenzia del Territorio voleva dividere con i professionisti, quindi condividere sia i dati che le risorse. L'obiettivo era quello quindi di integrare sempre più i professionisti nell'aggiornamento del catasto. Un'altra ragione è legata all'approvazione in automatico degli atti di aggiornamento. Si aveva cioè l'idea di voler eliminare la discrezionalità nell'esame tecnico degli atti stessi. Altro obiettivo era quello di aggiornare in automatico la cartografia catastale con i corrispondenti archivi censuali del catasto dei terreni. Altro obiettivo ancora era quello di controllare la qualità dei dati d'ingresso nelle banche dati catastali. Si voleva anche rendere trasparenti i controlli dei dati che diciamo alimentano il sistema delle banche dati catastali. Si voleva inoltre recuperare delle risorse tecniche qualificate dell'Agenzia del Territorio da destinare ad altri più importanti progetti strategici sempre nel settore della cartografia catastale. Queste in sintesi le ragioni del cambiamento. Ed è per queste ragioni che certo dei consigli nazionali degli ordini professionali è stato realizzato un nuovo sistema di aggiornamento del catasto basato sul modello. Mi fermo un attimo perché tanto questo è giusto per far vedere come è predisposto il modulo. Vi faccio vedere adesso una parte un po' più tecnica e forse quella mi interessa di più, anche se questa le ragioni del cambiamento sono fondamentali per capire la filosofia di Pregevo 10, in particolare per quanto riguarda il recupero di risorse tecniche, rendere trasparenti i controlli tecnici amministrativi, trasparenza, parzialità e così via. In questo modulo illustreremo come sottoporre all'approvazione automatica un atto che tratta il frazionamento di una particella censita al catasto dei terreni. Pertanto verrà utilizzata la tipologia 16A, la cui particella originaria dovrà essere soppressa. In questo primo argomento vedremo come selezionare ed elaborare il libretto delle misure. Per andare avanti, allora, il modulo è organizzato in questa maniera. Per poter andare avanti, la lezione, diciamo, è stata suddivisa in argomenti. Proposta aggiornamento, associazione di strato di mappa, stralcio strato di mappa. E non si può usufruire dell'argomento successivo se prima non si è terminato di visualizzare l'argomento precedente. Se si vedesse tutta la maschera in basso, c'è una, praticamente c'è, sono elencati il numero di argomenti che vengono trattati in lezione. Quindi voi per poter passare da un argomento all'altro, una volta che avete terminato l'argomento, dovete andare a cliccare sul numero, scegliere il numero successivo. Non potete cliccare quello tre volte successivo, perché può essere usufruito solo quando è terminato il modulo precedente. Mi dispiace che adesso non si riesca. Nel libretto, dalla maschera iniziale aprite il menu Libretti Pregevo e scegliere la funzione Seleziona libretto da trattare. Dall'archivio locale si seleziona il libretto precedentemente compilato. Con un clic sull'icona libretto delle misure, presente sulla toolbar, verrà aperto il libretto delle misure. Il libretto in cui sono già stati inseriti i punti fiduciari, le righe dei vettori che daranno adito al frazionamento della particella, i punti vertici che ci aiuteranno ad adattare il rilievo alla mappa catastrale, deve essere completato inserendo la tipologia dell'atto di aggiornamento della riga 9 per l'approvazione automatica. Selezionando la riga 9, il sistema visualizza la finestra nella quale deve essere scelta la tipologia dell'atto di aggiornamento per l'approvazione automatica. Con un clic sul pulsante Mostra schema, il sistema apre una finestra nella quale viene mostrata graficamente la tipologia appena selezionata. Se la tipologia è corretta, fare clic sul pulsante Accetta. La tipologia selezionata per questo atto di aggiornamento è pertanto la 16A. Ora è necessario confermare la tipologia selezionata con un clic sul pulsante Accetta. Infine, aprire il menu Libretto, salvare il libretto e uscire dalla procedura. Per procedere all'elaborazione del libretto, fare clic sull'icona Elaborazione dei dati topocartografici. Si analizzano così i risultati dell'elaborazione. In particolare, andranno controllati il segnasse delle liste d'errore, gli scatti quadratici medi a priori e a posteriori, le mutue distanze tra i punti fiduciari della TAF, controllare i punti fiduciari che sono stati rilevati in quota, che gli stessi vengono riconosciuti in elaborazione. Aprendo il menu Visualizza è possibile verificare graficamente che l'atto d'aggiornamento corrisponda a quanto previsto.
All'occorrenza è possibile ingrandire l'oggetto del rilievo aprendo il menu zoom e selezionando la funzione quadro vivo. In questo modo è possibile controllare se i vettori sono stati correttamente predisposti. Scorrendo i contenuti della finestra diagnostici e elaborazione, può essere verificato che tutti i controlli risultino superati. La finestra diagnostici può cambiare colore in base ai risultati dell'elaborazione. Verde, valori corretti. Rosso, elaborazione non effettuata per errori bloccanti. Giallo, mancanza delle quote o delle monografie, o errore semantico nella compilazione delle righe del libretto. Blu, errori di elaborazione tecnica in merito al mancato rispetto delle tolleranze ammesse relative a stazioni esterne al triangolo fiduciare, allineamenti, oggetto del rilievo esterno al triangolo fiduciare. Se si rilevano errori bloccanti, indicati con colore rosso o blu, si dovrà provvedere alla correzione del libretto. A questo punto, dal menu Funzioni speciali, è possibile visualizzare graficamente lo schema del rilievo. All'occorrenza lo schema può essere ingrandito con la funzione Default. Dal menu Impostazioni si attiva lo schema del rilievo per individuare le stazioni. Si può considerare conclusa la fase di controllo del libretto delle misure. Pertanto, uscendo, il software salva ed archivia l'elaborazione del libretto. Mi avverte che avete finito di scrivere della prima parte e poi si passa. Quindi si è attivata soltanto quando è finita la suscrizione del primo argomento, si è attivata il secondo argomento, in questo caso è il controllo. Una serie di controlli per protezione del PC che si possono anche eliminare. In questo argomento dimostreremo come effettuare i controlli per assicurarci della corretta compilazione del libretto prima di passare alla produzione della proposta di aggiornamento. Per procedere con controlli, aprire il menu Libretti pregiato e fare clic sulla funzione Stampe. Verranno visualizzate tutte le finestre del libretto elaborato. Dal menu Finestre è possibile affiancarle tutte. I controlli da eseguire sono sostanzialmente su due finestre dell'elaborazione. Nella finestra Risultati coordinate e distanze, verificare dal file punto di vista associato all'elaborazione del libretto le distanze misurate tra copie di punti fiduciari e altri atti di aggiornamento approvati, i dislivelli dei punti fiduciari e le quote relative dei punti rilevati. La seconda finestra, Libretto di campagna, dalla quale possono essere controllate le superfici, cioè tutti i vettori che si chiudono con il vertice uguale a quello iniziale, formando così un poligono chiuso. Aprendo il menu Libretto e selezionando Uscita, è possibile terminare la seconda fase di controllo. Proposta di aggiornamento, poi ci fermiamo perché se è già abbastanza lunghetto, spero che non volete tutto. In questo argomento mi sarei fatto predisporre la proposta di aggiornamento. Comunque questi li scaricate, tanto sono già disponibili, li scaricate dal sito e per riguardare con tranquillità. La proposta di aggiornamento va predisposta successivamente all'elaborazione del libretto. Con la funzione associa IDM al libretto pregiato, si associa il libretto all'estratto di mappa. Per predisporre la proposta di aggiornamento, selezionare dall'archivio locale il libretto delle misure e l'estratto di mappa. Con un clic sul pulsante associa si crea l'associazione tra i due file. Successivamente si deve uscire dalla finestra. Aprendo il menu estratto di mappa, si predispone la stesura proposta di aggiornamento. Il sistema si posiziona in automatico sull'ultima associazione effettuata. Con un clic sul pulsante OK si apre la componente cartografica ABAG, approvazione proposta di aggiornamento. È necessario attivare tutti i tematismi, compreso il tematismo raster, per poi procedere con lo zoom sull'estratto di mappa. Con l'attivazione del raster vengono visualizzate le particelle intorno all'estratto richiesto. Con un clic con il tasto destro del mouse su alcuni dei tematismi è possibile rendere più o meno trasparenti i colori della particella, o spegnere totalmente il tematismo. Più bassa è la percentuale, più sarà opaco il colore. In questo caso, il grado di opacità è del 30%. Per procedere con la proposta, bisogna eseguire lo stralcio di mappa, selezionando dal menu File,
la funzione produzione stralcio di estratto di mappa. Per la produzione dello stralcio bisogna selezionare con il mouse nella finestra grafica le particelle da utilizzare per aggiornare la mappa e che verranno utilizzate nella compilazione del modello censuario. Il sistema inserisce all'interno della finestra la particella scelta e indica tra parentesi la superficie cartografica. Con un clic sul segno di spunta si accetta lo stralcio. Per procedere con la proposta di aggiornamento bisogna selezionare dal menu Azioni la funzione Orientamento rilievo su estratto di mappa. Con questa operazione si orienta il rilievo sull'estratto di mappa, facendo coincidere i punti vertici del rilievo con i punti omologhi riconosciuti sull'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del Territorio. Utilizzando gli strumenti di zoom, si semplifica l'operazione di individuazione dei punti vertici da far coincidere con i punti omologhi. Con il primo clic si seleziona il punto vertice del libretto delle misure, che in questo caso è lo spigolo di un fabbricato. Con il secondo clic si seleziona il punto omologo sulla mappa e il sistema, in automatico, trasla il rilievo. Qualora il secondo punto delle coppie di punti omologhi non coincide con alcun vertice presente nella componente alfanumerica dell'estratto di mappa, il sistema chiede se si vuole agganciare il punto del rilievo all'estratto di mappa. Alla conferma dell'operazione, la croce che rappresenta il punto appena trattato assume il colore verde. Utilizzando nuovamente gli strumenti di zoom, si visualizza lo stralcio dell'estratto di mappa nella sua interezza. L'operazione di orientamento può essere effettuata con più punti del rilievo per un miglior orientamento del rilievo alla mappa catastale. Facendo clic sul pulsante di spunta si accetta l'orientamento. Meglio a casa, questo era giusto un esempio di per far vedere diciamo, il prodotto che è stato fatto diciamo, da Surfei. E direi con questo argomento chiudo qui l'intervento. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a voi. Vi ringrazio, vi colgo l'occasione che c'è il direttore regionale, quindi ho il piacere di farvi consegnare gli attestati direttamente a lui per una questione di comunicazione.